Peppe, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Com'è, tutto a posto? Buongiorno. Buongiorno. Sì, tutto a posto, tu? Buongiorno. No, io no. Allora. Ok, perfetto. Qua siamo caldi come non è vero, assolutamente. Sono mediamente caldo come un cazzo, praticamente. Zero. Anteprima numero 379, vediamo. 379. Con una roba che tutto sommato già mi fa piacere, perché Discovery Edition, il primo numero di Chainsaw Man, io con le Discovery Edition sai che mi gaso. Lo so, un euro. Ma un euro? Un euro, poi non so... Non so com'è il formato, cioè non mi sono mai soffermato a vedere il formato. No, sono come il resto dei manga, fondamentalmente. Ah, boh, sono, sì, ok, sì, ok, sì. Solo che ti sparano l'offerta. Sì, sì, ti sparano. Questo praticamente lo fanno a serie già ampiamente avanzata. Sì. Per tirarsi nuovi lettori. Quindi presumibilmente anche magari quando c'è un po' di calo, così a naso. Ok. Potrebbe essere che quando hanno un po' di calo, sai cosa? Discovery Edition, un euro, pam! Così si tirano nuovi lettori che si leggono il numero uno, poi per il resto ci sono le ristampe. E queste, bom, 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 e queste quante. Niente, quindi questa già sicuramente vediamo in copertina una roba che prenderò. Io direi di saltare a pie pari il sommario e sì, andare... Esatto. Sì, a parte qua, per carità, le... Maglietta dei Guardiani della Galassia, con le magliette dei Guardiani della Galassia. Interessanti, in realtà stavo guardando, sì, non sono brutte. No, non è che non sono brutte. Il fatto è che mica le metti in lavatrice tre volte e dico porca troia. Ed è andata così. Certo. Va bene. Però boh. Va bene, passiamo subito alla zona Panini. E vabbè, a parte qua la limousine di Zio Paperone, te sei caldo? No. Immaginavo. Va bene. Allora, Suicide Squad Kill Arkham Asylum numero 1, direttamente dal videogioco Fortnite Kill the Justice League, qua praticamente. Allora, sì, che non è stato rinviato palesemente, loro lo stanno facendo uscire adesso perché doveva uscire a maggio, originariamente, no? Mi pare Suicide Squad. Sai che non mi ricordo. Mi pare che doveva uscire a maggio e l'hanno rinviato perché era diventato Fortnite fondamentalmente. L'hanno rinviato perché la gente si è lamentata, il discorso è questo. Abbiamo visto i trailer, la reazione di tutti quanti è stata la stessa, ragazzi. Che dire. Boh. Qua stanno facendo la stessa roba, all'interno un codice per un oggetto esclusivo da riscattare nel gioco, stanno facendo la stessa roba che hanno fatto per Gotham Knights Città Dorata, che io onesto esatto. Ne ho riscattato uno, ti dà una moto di merda, poi ho finito il gioco prima di finire i fumetti ed è andata così. Cioè. Io sto neggiucchiando i fumetti di Gotham Città Dorata, Gotham Knights. In realtà so niente di che, infatti non so se aderisco a questa roba commerciale che sta facendo con Suicide Squad. Sono abbastanza sicuro di saltare anch'io, onesto. Non me ne frega assolutamente niente. A parte che a questo punto bisogna vedere addirittura se non si salta pure il gioco. Stiamo a capire quando finisce il gioco, poi io e te ce lo siamo già detti, è meglio non mentire a se stessi, vogliamo vedere dove vanno a parare, il seguito sì, canonico esatto. Della serie di Arkham, però vabbè, vediamo, non importa. Crisi Oscura sulle Terre Infinite numero 5, qua assolutamente tocca per entrambi. Io sì, tu stai facendo anche tu sia Variant che Regolare come me? Sì. Di tutti gli eventi di Sino sempre fatto. Perfetto, sia Variant che Regolare, vediamo, leggiamo due parole, va, quindi sono 6 e 8 euro qua. No, attenzione solo agli spoiler. Attenzione, mi faccio spoiler? Vabbè, ragazzi, non è possibile. Un pochettino sì, perché qua ovviamente in quattro punti ti dice dove è arrivato l'evento col numero 5. Io ho letto forse il numero, cioè guarda, ce l'ho qua dietro. No, ho letto il numero 2 ancora, mi pare. Quindi è molto avanti ancora. Va bene, non importa, faccio che cazzi miei, così imparo a stare indietro. Crisi Oscura sulle Terre Infinite, quindi nuovo evento dell'universo DC, ne abbiamo già parlato in maniera abbastanza estesa la scorsa volta, non lo so, lascerò in qualche maniera un rimando probabilmente all'anteprima 378 qui in giro, in qualche maniera lo farò. E che dire, boh, questo uno come al solito qua il discorso è se uno si gasa con gli spillati man mano va bene, io a sto giro ho deciso di fare la spillata, se no queste sono sempre robe che poi escono i volumi. Sì, queste qui. Quindi, sì, questa qui in un anno esce cartonata, a voglia ti esce l'absolute un po' di più e fa un po', esatto, dopo un annetto che ti escono le versioni cartonate un po' del cacchio, poi esce l'absolute con tutti i tie-in dentro da 90 sberle precisamente. Precisamente, Batman 71, Batman 72. Perché non riesco a mettere la pagina come voglio io? Adesso mi incazzo. Ma pensa a te.
Batman 71, Batman 72, qua si va avanti, so che li facciamo avanti, entrambi, qua, si va avanti, qua limoniamo, diciamo, siamo caldi come dei boiler. Nel senso che tanto qua fondamentalmente adesso partirà, lo dicevo già nello scorso, nella scorsa anteprima, parte il nuovo ciclo, quindi questo qui fondamentalmente tutte le robe che partono con il nuovo ciclo, quindi non starei neanche a leggere per evitarsi un po' un di sì, spoiler. Sì. No, ma non c'è problema, ci basta vedere che cacciamo la lingua in gola a tagli sì, al sì, ghoul e siamo già caldi come dei boiler, non esatto, è un problema. Esatto. Vabbè, serie regolare di Batman, se ti gasi ti gasi, se non ti gasi sì, un coglione. Joker, l'uomo che ha smesso di ridere, attenzione. Disegni di attenzione. Disermi di Carmine Giandomenico e Francesco Francavilla. Francavilla. Variant cover di Bermeio, tra l'altro. Esatto, infatti la sto vedendo qua in anteprima. Allora, cerchiamo di capire. Il principe pegliaccio del crimine è al centro di una nuovissima serie scritta da quella gente lì e disegnata da quella gente là. Va bene, Task Force 2 e Batman il Cavaliere. Joker si prepara a scatenare la sua malvagità sugli Stati Uniti. Stavolta chi potrà fermare la sua sete di sangue? Inoltre, cosa accadrà quando incontrerà Mirror Master? Vabbè, è una storia breve. Specchio nero, una lettura perfetta per chi ha amato il mensile di Joker, sia perché la ricerca di un punto di inizio ideale per l'imprese del principe Paiasso. Che dire? Allora, fondamentalmente, se tu vedi qua nel quadratino bianco, sì, c'è scritto Joker 17. Fondamentalmente il vecchio spillato Joker che con inizia con un punto di inizio. Esatto, esatto. E fondamentalmente va avanti qua. Boh, che dire? Io onesto non ho fatto quello prima, facilmente non farò questo perché semplicemente per questa invece ho optato di fare il contrario, per questa invece ho optato di dire vabbè aspettiamo, se ne vale la pena recupero il volume più avanti invece di fare gli spillati. Non lo so, tu hai apprezzato la serie? Io non l'ho fatta. Ah, era Cesco, è Cesco che la sta facendo. È Cesco che la va a fare. Vabbè, Cesco, facci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questa. Scusami, ci ho pensato adesso. Che cazzo vuoi che abbia letto, Cesco? Esatto, infatti te lo stavo dicendo. E niente. Non penso sia riuscito a leggere. Va comunque, bene, Cesco. In questa roba qua è interessante la variant. La variant di Bermeio. Di Bermeio, beh, sì, però no. Voglio vederlo. Sì, ho capito, però. Ho capito, ma prendo la variant, cioè, non essendo un evento, non essendo un anniversario, mi prendo la variant e non mi prendo, cioè non è la variant con il reattore di Iron Man, per dire, quindi esatto, non so. Perché avessi santeso. Va bene, non importa. Batman una brutta giornata 8, che io non sto facendo, e Dark Knights facendo of Steel io. Stai facendo 5. Anche una brutta giornata? Sì, avevamo okay, parlato nell'altro video, è una sorta di raccolta, ogni numero porta un nemico di Batman. Sì, è vero, forse ce l'avevi già detto. Sì, numero 8, Ra's al Ghul. L'ultimo numero, tra parentesi. Ultimo numero, quindi 8 di 8, e poi Dark Knights of Steel 5, che mi hai detto anche stavi facendo, quindi sono 11 euro sì, per te fondamentalmente. Due letture esatto, presumibilmente, ma sicuramente la seconda una lettura leggera, Batman una brutta giornata, a livello di qualità ci siamo o sono sempre patatine? Sì, sono tutte... Guarda, no, in realtà sono carini, in realtà e ti fai un, diciamo, una sorta di, come si può dire, infarinatura sui nemici di Batman. Sì. Ci sono delle storie, quindi se vuoi saperne un po' di più te lo fai. Sono tutte storie autoconclusive dei cattivi e quindi è figo. Invece Dark Knights of Steel è quell'evento alla Trono di Spade con i personaggi Odyssey. Esatto, di cui ci hai già parlato in maniera anche abbastanza estensiva la scorsa volta. Superman 48, so che tu c'hai già il cazzo durissimo, tuo fratello, tuo padre. 6,90€ per Beppe, vabbè, sai che io apprezzo, ma non così tanto da farmi la regolare in spillato, però vabbè è una di quelle cose che assolutamente ci stanno. Flash 37, Wonder Woman 39, abbiamo già stabilito che è andata così. Justice League America e Lanterna Verde di Geoff Johns. Justice League America di Graham, esatto, Graham Morrison, Justice League America sono raccolte e Lanterna sì, Verde di Geoff Johns. Esatto, anche di queste in realtà. Ne abbiamo parlato l'altra volta da recuperare Lanterna Verde di Johns in qualunque modo. Esatto. Penso poi... anche la gilia di Graham Morrison, se uno si vuole fare del male. Allora, esatto, stavo per dire, diciamo che tecnicamente anche Morrison sarebbe considerabile della roba imprescindibile da recuperare, però onestamente per me Morrison può anche andare a fare in culo. Qua stiamo spiegato l'altro video.
Esatto, ora stiamo speedrunnando, lo specifico, qua ci vedono, vabbè, ma allora è tutto che è andata così, è tutto che chi se ne frega, è tutto, no, perché abbiamo già fatto approfondimenti nello scorso, quindi io rimando sempre al numero 378 per tutti gli approfondimenti, perché a sto giro vogliamo fare l'esperimento, provare a essere un po' più snelli, vedere quanto riusciamo ad accorciare. DC Pride 2023, andata così. Human Target... Esatto, ogni anno esce uno speciale. Esatto. L'hanno già fatto l'anno scorso, tra l'altro forse non c'erano tutte le donne in copertina. Era quello... Mi pare di sì. C'era una roba... Va bene. Esatto. Ma chi se ne frega. Va bene. Human Target volume 2, più crudele del morso di un serpente. Pazzesco. Christopher... Non lo faccio. Esatto, idem. Christopher Chancellor... Però Chancellor... è scritta da King. Quindi. Sì, è scritta da King, ma frega un cazzo. Anche su Chance riescono solo pochi giorni per risolvere il proprio omicidio. Bestiale. Il numero 2 non lo faccio. Quindi... Sì, va bene, onestamente non ho niente. Eccolo qua, V for Vendetta, 36 euro di cartonato di DC Black Label. Sappiamo già che sarà un cartonato di qualità. Sono 36 euro a maggio. V for Vendetta, sono abbastanza sicuro di non averlo in libreria, sai? No, perché è una di quelle robe che dai talmente per scontato che poi alla fine non mi è mai capitato di recuperarlo. Quindi io in realtà qua, beh, ovviamente è un grande classico del fumetto. Insomma, un'edizione anche un po' da tributare. Sai che potrebbe essere, però maggio... Devo farmi due calcoli. Le spese di maggio potrebbe essere, per me e per chi non ce l'ha ancora, potrebbe non essere una brutta idea, sai? Esatto. Tu ce l'avrai già in... Io c'ho l'edizione Planeta per Absurd Planeta, che facevamo quegli Absurd giganti, Dio. Facevamo delle robe bestiali. Esatto. E quindi sì, quello di uno delle mie prime cose, avevo comprato 15 anni fa quando iniziavo a informarmi sulle robe imprescindibili, e V for Vendetta è imprescindibile. Direi di sì, direi assolutamente imprescindibile. Poi ragazzi, Alan Moore, quando ancora non era un traditore, direi che esatto. Non c'è altro, molto altro da dire, anche perché... Scopritevela perché è bella. Ah, esatto, è da scoprire. E sicuramente avranno guardato anche il film, Sì, vabbè, ma va bene che si siano guardati il film, non è un problema, sicuramente è una storia di quelle da recuperare. Io eviterei approfondimenti troppo, va bene? Andate così. DC vs. DC contro vampiri, guarda totale. Posso solo immaginare l'imprescindibilità di questa cosa. Vabbè, io questo qui non la prendo. Non perché c'ho qualcosa contro i vampiri, ma perché frega assolutamente niente. Con la terra ormai sotto il controllo totale dei vampiri metaumani guidati da Nightwing, attenzione. Sì, stavo leggendo. Gli umani sono costretti a nascondersi in un rifugio sotterraneo. Vabbè, ma può essere anche, magari anche un'altra alternativa, sai, guarda, alternativa. Esatto. No. Sì, però 27 euro, non c'ho proprio voglia. Batman Legacy volume 2, 33 euro di cartonato a maggio. Sono obbligato perché ho preso il primo. Sei obbligato perché hai preso il primo. Così impari a prendere la roba di DC Library. No. Cazzi tuoi. No, ma questa roba qua è il continuo di contagio. Devo ancora leggerlo, il numero 1. Però l'ho preso perché è il continuo di contagio. È il continuo di contagio, di conseguenza c'è la sgommata di merda sopra, di conseguenza per quanto... Sì, esatto. Per quanto mi riguarda, essendo che c'è la sgommata di merda, ve lo potete anche girare nel culo. Molto bene. Quindi te lo prendi, quindi sono 33 bombe per te, tra parentesi. Sì. Molto bene, ma qua si vede già Bruce Wayne che comincia lo sgrano di quello di quell'importante. Superman Batman volume 3, potere assoluto DC Library, esatto. Sempre bello sgommato. Sì, raccolte. Ora non so se questa qui, no, di Loeb, no, sono storie vecchie, penso. Contiene 2004. No, forse, sai cosa? Forse è gli spillati messi insieme fanno il volume, no? Vabbè, sì. Va bene. Comunque la cosa, io non, perché troppa roba, avevo già denunciato gli spillati, quindi boh. Va bene. Va bene. Troppa roba, non c'è problema. Superman Action Comics volume 4, Metropolis brucia. Che titolo, sì. Ragazzi. Che titolo. Sì, è tutta la collana Rebirth, no? La Rebirth Collection, sì. La stanno facendo a volumi anche, esatto. Qua.
Qua bisogna dei ciclo di Bendis. Ragazzi, Bendis e Romita al disegno, che dire? Insomma, potrebbe essere interessante. Quindi, se uno se l'è persa. Potrebbe... Esatto. Diciamo che siamo al volume 4. Io ho letto, allora, a me Bendis è sempre piaciuto. Ha creato un universo Ultimate, è sempre piaciuto. Solo che su Superman io l'ho trovato calante. Ve lo dico, cioè, onesto. Ah, ok. Okay. Non, mi sta piacendo più la Randy adesso che non mi ricordo di chi è che Bendis. Non è che sia stata brutta, ma mi aspettavo forse qualcosa di più. Ho capito, va bene, buono a sapersi, lo terremo a mente. Superman Action Comics numero Comics numero 500, tocca! Imprescindibile. Tocca! Numero 500, poi io c'ho il fetish dei numeri tondi così, delle robe che non mi fanno esageratamente schifo, qua tocca, no, poi Superman... Ci sta da tributare, Action Comics 500 ci sta da tributare, poi esattamente come abbiamo preso per dire l'Amazing Fantasy numero 1000 di Spider-Man. Ho anche l'Action Comics 1000 che l'avevo recuperato, quindi boh. Ah, tra l'altro attenzione, cartonato. Questo è cartonato, è proprio Limited Collector's Edition, praticamente l'ho spillato, penso ce l'ho 25x35, penso sarà bello grosso. Bene, giusto, capito? lo uso, vabbè, non importa se è grosso, lo usiamo come tavola per i salami, i formaggi, esattamente come immaginavo che sarà per parlare assieme a cosa, cos'era, a Batman anno 1. Che dire, Limited Collector's Edition, appunto, è una roba interessante da avere se te ne frega qualcosa di Superman, se te ne frega qualcosa di tributare il numero, quindi in realtà tutto qui, c'è poco altro da dire. Qua, volendo, abbiamo la descrizione della storia, che va bene, mentre la città di Metropolis festeggia Superman, Lex Luthor trama nell'ombra. Bestiale, avessi mai detto che la storia poi avrebbe potuto essere quella. Va bene, comunque ci sta, sono di quelle operazioni che ci possono anche stare. Fa piacere, io 500 non ce l'ho, recuperarlo forse era un po' un problema, così hai un'edizione comunque, penso figa, addirittura Collector Edition, quindi... Esatto, Titani Uniti Patto di Sangue, 16 euro di brossurato a maggio, a me frega praticamente lo fanno, ma c'è la formazione della serie TV, va bene, il ritorno del temibile Fratello di Sangue, hai capito? Caso un boy, una storia mozzafiata ambientata in una realtà alternativa, ma onestamente frega niente, non ce l'ho con i Titani, perché i Titani in realtà ho sempre apprezzato, la roba figa, però... In questo caso non mi attira particolarmente, o comunque non sono soldi che ho da buttarci dietro, non c'è problema. Deathstroke Incorporation Zed, volume 2, anno 1. Sai che con Deathstroke ero fissato i primi anni della fumetteria, ero fissato con Deathstroke, non so che cazzo avevo visto. Ma adesso, in questo periodo qua, in Batman Shadow War, che è stato... La run prima di questa, quella che è appena terminata, Deathstroke è fondamentale. C'è e c'è in tutti i numeri, succede della roba grossa, è interessante. E avrà anche un peso nella crisi oscura, ve lo dico così. Quindi adesso Deathstroke è un po'... Sì. Molto bene. Molto bene, quindi se qualcuno vuole recuperarsi qua un attimo per avere un po' di prospettiva anche sul personaggio, come ha fatto Slade Wilson a diventare Terminator? Porca madonna, ragazzi. Esagerati, va bene, sì, comunque volume 2, brossurato, non è roba che mi interessa. Harley Quinn, la serie rimaca un sacco di pipistrelli. Allora, che io non me la sono mai cagata stasera, adesso al di là di questo fumetto, che adesso vabbè possiamo anche leggerci qualcosa, non importa, e poi... Va bene, però relativamente alla serie non me la sono mai cagata, ma in realtà pare che sia anche figa, faccia ridere. Ah sì, neanche me la sono cagata. Ma in realtà, cioè, ho visto qualche pezzo su internet, pare che ci siano anche degli spunti non male. Io andrei a darci un'occhiata. 19 euro, cartonato a giugno, l'ultima volta che abbiamo visto Harley stava mangiando, fregando e ammazzando, pazzesco. E ora entra, non è vero, e ora sta per entrare a far parte dell'improbabile team della Batfamiglia. Penso. Ma sì, perché poi sì, è vero, ma avevo visto un pezzo, uno spezzone che collaboravano, succedevano cose. Ma non solo qua, anche la testa regolare, ci sono dati una mano. Spoiler! Ma ho detto cosa fa, spoiler. No, va bene, anche qua, cazzi miei che sono rimasto indietro, me lo merito, non è un problema. Ma non ho detto praticamente nulla, né dove né quando, però...
non è una novità che Enta fa parte a Batman. Ma sì, vabbè, adesso stai calmo, non te la tirare, senti come si allunga la minchia, senti. Comunque niente, praticamente vabbè, non è una roba che mi interessa questo album in particolare, però io proverei così. Questo mi ricorda che vorrei provare a recuperarmi la serie animata. Okay. Va bene, Justice League Dark volume 3 Paradiso Perduto, 34 euro di cartonato a maggio. Ultimo appuntamento con la storica prima serie della Justice League Dark. Bah, quindi alla fine con tre numeri ce la si cava eventualmente. Guardo lì Swamp Thing. E Swamp Thing, io quando vedo Swamp Thing sono caldo. Swamp Thing, Constantine. Ma sì, Constantine va bene, alti e bassi. Zatanna, per carità, sempre tanta roba a vederla. Proprio vederla, Zatanna. Va bene, però niente, Swamp Thing, Fairo Caldo, mi ricordo mi ero recuperato una serie spillata, autoconclusiva, su Swamp Thing che salva l'universo, cioè delle robe. Fa una storia folle. Così, interessava qualcuno? No, va bene, non c'è problema. Perfetto. Justice League Dark io non l'ho fatto, posso immaginare che... Tu che dici, che tipo di lettura è? Ma sono patatine o è un piatto principale? No. Allora, era raccolta, mi pare, su Justice League, mi pare. Quindi tu avevi il numero di Justice League... E dentro avevi la storia della Dark. Ma la Dark è una formazione nata appunto per tutti quei nemici. La Dark Polo Gang. Esatto. No, soprannaturali, dove magari c'è l'uso della magia. Ad esempio, per esempio, Superman con la magia, e oltre a essere debole a Kryptonite, anche debole alla magia. È una formazione alternativa che affronta l'esoterismo della DC, diciamo. Cioè, demoni, non demoni. Ed è una lettura carina, non è piatto principale, l'ho sempre trovata carina, bella, ma non è una roba da strapparsi, per me da strapparsi i capelli. Va bene, e va bene, sì, c'è anche da dire che per te, se non hanno i mutandoni sopra la calzamaglia, che picchiano i cattivi, esatto. Va bene, fateci sapere nei commenti eventualmente Justice League Dark, se è una roba invece, perché io per esempio non ho mai letta, ne ho sentito voi parlare, mi ricordo i tempi, però non ho mai recuperato, conosco i personaggi singoli. Insomma, vabbè, vediamo. Se qualcuno ci dice che in realtà potrebbe essere una roba da recuperare, ci si può anche pensare, incartonato. E va bene, Batman, i racconti di Jerry Calà, volume 1. 41 euro di cartonato a maggio. È di Umberto Smaila. Beh, non lo so, onestamente non so bene, non conosco nulla. Qua possiamo dire uno dei più influenti sceneggiatori del fumetto americano si cimenta nella scrittura del Cavaliere Oscuro affiancato da eccellenze qua di Steve Ditko. Jim Aparo, il cammino infantino. Ragazzi, insomma, se non fosse che costa come il fuoco, comunque, cazzo, 41 euro. Capisci che non so se è la sgommata di Silver Green. Bisogna. Batman è stato infettato da una tossina sintetizzata da spaventapasseri. E Gotham è terrorizzata dalla vista del suo paradiso. Sai che sembra anche una roba interessante, onesto. Sì. Non sembra una roba brutta, onesto. Non sembra una roba brutta. Solo che 41 euro a maggio avete rotto i coglioni. Comunque io approfondisco, io direi quantomeno degno di approfondimento, mi permetto di dire questa cosa qua. Sì. Camelot 3000, bestiale, 35 euro di cartonato a maggio, un classico spada, stregoneria, fantascienza, bestiale, ma caldi come l'anno 3000. Fine lì, devo dire, infatti. Abbiamo un sacco da dire di questa cosa qua. Non lo conosco, però qua Camelot 3000 ed è l'82, una roba caldi come dei boiler. Andate così, va bene. DC Absolute Sandman di Neil Gaiman, ovviamente ne abbiamo già parlato, questa è una roba assolutamente da recuperare, solo che capisco allora Sandman è imprescindibile, non c'è altro da dire. Chiaro che volume 4, 95 bombe di cartonato, io capisco perfetto, cioè io uno come me è costretto a saltare a pie pari per forza, perché purtroppo, cioè, diventa una spesa assolutamente insostenibile. Minchia. Cioè, se siamo al quarto, perché gli altri tre sono costati 95. Cioè, ragazzi, è veramente, veramente, è di quelle robe che le vedi, dici, ah, wow, bestiale, però insostenibile, cioè,
insostenibile, è brutto da dire perché sembra quasi uno voglia togliere dei soldi a Panini, però ci sono sicuramente altre maniere di recuperarsi Sandman di Gaiman, ma a parte che per loro stessi in realtà poi ce l'hanno nelle riproposte, ripropongono anche le altre, spesso ripropongono le altre cose, le altre versioni, magari la roba un po' più economica, poi si trova anche a livello proprio economico, se uno sa vuole recuperare riesce a recuperarsela la versione un po' più economica, magari non bella, qua penso si parli di Absolute, quindi Esatto, va bene. Suiciders volume 2, Kings of Hella o LA, che dir... Ah, LA, ok, ci sono. LA come LA Los Angeles, ok, ci sono. L'ho capito dopo, ma l'ho capito. Ritorno a un ospitato mondo post-apocalittico ideato da Bermaio. Un viaggio nei meandri di una Los Angeles, guarda, c'era anche scritto infiammata, continua notte tra gang. Che dire, no. Ci sta. GTA. GTA post-apocalittico, no, ma ci sta sicuramente, una bella roba. Non, ho brossurato 16 euro a maggio, sicuramente non una roba su cui mi butterò io perché ho altre priorità, però chissà. Anch'io. Però chissà se può essere anche magari un tipo di lettura di quelle che possano valere la pena, anche solo per, sai, uno si passa un po' il tempo. E va bene, Fables volume 4, streghe, qua io sono 14. Caldo, sì, 14, non 4, sì, magari 4, sono caldo come un boiler, assolutamente, sono 19 euro di brossurato a maggio per me, io la sto facendo anche se con l'amaro in bocca. Perché la sto facendo con l'amaro in bocca? Intanto Fables, stiamo parlando della serie da cui serie a fumetti da cui hanno preso ispirazione Telltale per fare The Wolf Among Us. Parliamo di favole e fiabe riraccontate in chiave moderna e sporca, come se ci fosse ai giorni nostri una società segreta di favole che in realtà sono esistite, però non possono, cioè vivono per sempre e da sempre lì finché non si scannano tra di loro a vicenda, della serie che hai, mi ricordo perfettamente il momento in cui vedi Pinocchio, bambino vero, ma bambino appunto, sì, bambino, okay, da una miriade di anni, che si lamenta perché però porca puttana, ho capito bambino vero, ma sono rimasto bambino, io voglio scopare. Cazzato nero Pinocchio, perché non può scopare, perché sì, è diventato un bambino vero ma rimane bambino per sempre. È molto particolare, io consiglio la lettura di Fables. Adesso è già da un po' che hanno ricominciato per Black Label a ristamparlo, dicevo con l'amaro in bocca, perché tanti anni fa li avevano fatti cartonati, io me li ero girati nel culo e adesso con l'amaro in bocca mi sto accontentando di brossurati. Brossurato è un formato che nel 90% dei casi io odio, però che devi fare, la stanno facendo, la voglio leggere, e così siamo, guarda, caldi. Molto positivo, 19 euro non 44, esatto, poteva andare indubbiamente peggio. Siamo caldi, soprattutto siamo caldi per The Wolf Among Us 2 che hanno annunciato. Molto bene. Topolino, amico delle guardie, abbiamo il 3520 con la statuina di Pluto, il 21 con il topo libero di Manzoni. È la grande parodia, penso, di quest'anno. Sì. Chiaro, e il 22, numero da... attenzione. Il numero... 3522, numero da collezione, contiene una storia in tre dimensioni di occhiali 3D. Che storia. Ma ci arriverà anche a noi con l'abbonamento? Penso di sì, perché se la storia in tre dimensioni penso ci rificcano dentro. Che e penso di sì, penso che sì. Se tanto conta come regolare ci arriverà, e tra l'altro ci arriverà anche in celofanato, esatto, e va bene. Poi il 23, ma il 31 maggio, va bene, Topolino è settimanale, lo conosciamo, e va bene Topolino, vabbè, c'è niente, io spero non ci sia niente da dire Topolino no, si conosce, ragazzi, esatto, imprescindibile, no. Topolino e le cronache del regno dei due laghi di Liurnia, che devo dire, certo, di Liurnia, 25 euro di cartonato a maggio, ma saga Humor Fantasy, come ne stanno facendo parecchie, va bene. Tito Faraci, sì. Silvia Ziche, non mi ispira particolarmente così a naso, però anche qua potrebbe essere di quelle robe, sai, che molte volte
queste robe lo sfogli, vedi un attimo. Perché molte volte queste robe qua Disney le ordiniamo anche basandoci su quanto ci ispira il titolo e la copertina, e talvolta veniamo tratti in inganno, bisogna capire, cioè sia in un senso che nell'altro, cioè travolta sembra una figata per realtà una cagata, e talvolta sembra una cagata per realtà una figata. Chissà se qualcuno ha qualche informazione in più da darci su quest'opera. E qua sono dei bastardi del cazzo, perché questa roba è appena uscita. Sì, è appena uscita, è belletta. Che cani di merda. Il destino di Paperone, solo in fumetteria per ordini entro il 3103, la litografia inedita di Celoni. È stata bella. E per la... oh madonna, fermo che non mi viene il termine, dammi tempo. Per la collana Disney Special Book, eccomi, ce l'ho fatta, 25 euro di cartonato a maggio, questa mi sa che la prendo a prescindere. Anche se ce l'abbiamo anche se ce l'abbiamo già nella regolare, tu che fai? Noi lo prendo perché mi è talmente piaciuta. Addirittura è addirittura candidata a un premio premio Emilio Luzzi. Come miglior, sì, effettivamente io quando la leggevo sempre di disegni che per la storia è stata veramente bella. Sì, sono d'accordo, questa va presa, io la consiglio a chi non sta, anzi a maggior ragione chi non disdegna Disney ma non sta facendo la regolare di Topolino, perché giustamente cazzo, settimanale, l'edicola, solita rottura di coglioni di cui abbiamo già parlato. Ragazzi, io mi lancerei su questa, perché comunque 25 euro non è neanche esagerato, io ci farei un pensiero. Raccoglie il prologo e i 4 episodi della poderosa saga, va bene, Fabio Celoni abbiamo già detto, praticamente per celebrare il 75esimo anniversario di Paperon dei Paperoni. Una storia profonda ed emozionante che racconta l'impresa più ardua del magnate, ricominciare da zero dopo aver perso tutte le ricchezze. Guarda che... Tra l'altro finita in mano ai Bassotti, che sono gli stessi che tentano di incularlo da una vita. È interessante. Io non lo salterei a priori. Dopo no, lì... no, questo qui lo ordino. No, io e te, per forza. Io ovviamente mi riferisco agli altri. Topolino, il passaggio al Thor Khorgat, che sembra anche questo, sembra l'ascensore di Rold per la Terra dei Giganti. 29 euro di cartonato a maggio. Che dire, apro il volume, Topolino e il passaggio del Tocrogato, un'avventura mozzafiato per salvare il professor Zapotec e imparare che la montagna è un'amica. Ah, la montagna è un'amica sembra una frase detta da Ema, pubblicata quando sai che si fa i selfie da imprenditore. No, perché la montagna è un'amica, trovi te stesso. Ah, perché 70 anni dalla scalata dell'Everest. Ho capito. Vabbè, a me personalmente non interessa, ma posso immaginare possa anche fare piacere. Topolino sull'Oriente Express, perché ha e altre storie ispirate ai romanzi di Agatha Christie. Sai che 27 euro di cartonato, sempre la special book. Che dici? Non lo so, io che sono un po', che ho già preso tutto il cofanetto di Mickey Mystery, dove lui fa proprio un investigatore, questo qui potrebbe essere un acquisto effettivamente. A me che mi piace un po' troppo di un investigatore, amico delle guardie, diciamo. Esatto. Sai che... Però 27 euro a maggio, l'altro usciva... Ah, aspetta, fermo. Ah, 25 euro a maggio. Porca madonna. Sono 52 euro solo sulla Disney. No, allora io sono costretto per motivi puramente monetari a metterlo in pausa e vediamo. E poi vediamo, perché purtroppo... No, pure così... io, Però, però vabbè, pensiamoci, sappiamo che lì ci pensiamo. Va bene, Zombo Coffee, Mickey Mouse... queste cose fanno un po' impazzire, ma questa roba retro così a me fa... Sì, va bene, però il formato, Beppe, che palle. Sì, a me è quello che mi fa girare le palle, il formato. Questa cosa lungo, non penso. Oh, dato così. Poi, peccato, guarda, 16 euro cartonato, 76 pagine, Topolino Orazio scoprono con banchiere, dicono che si intende cambiare volte la città. Come se non bastassi, io mi lavoro nel cantiere. Guarda, sì, va bene, però il formato mi fa cagare. Però vabbè, non mi fa impazzire. Onesto, per quanto mi riguarda, è andata così. E questa sembra una di quelle robe che tu vedi nella copertina e dici: wow, chissà se è figa. Boh. Topolino e il raggio di Topolino e il raggio di Atlantide. Allora,
15€ di cartonato a maggio. A maggio. Attenzione però, con il terzo volume della Thriller Collection si conclude l'appassionante serie. Terzo volume, ah eccolo qua, vedi. Thriller Collection 3, quindi in realtà attenzione perché pare siano imprescindibili i due volumi prima e quindi pare sia automaticamente andata così, quantomeno per me. Esatto, io non l'ho fatta quindi. Però comunque, da tenere lì eventualmente, da approfondire. Ductopia, 13,90€ di cartonato, Topolino Extra Initiative Graphic Novel. Attenzione, sì. La strabiliante saga a maggio, chiaramente, va bene. La strabiliante saga fantasy scritta a quattro mani dallo sceneggiatore Artibani, assieme a Licia Troisi. Questa la prendo. La prendo. Ha fatto serie ambientata nel mondo emerso. È Cristo. La famosa serie ambientata, esatto. La prendo. La prendo perché sì, perché tocca. 13,90€ a maggio, cartonato, la prendo. Basta, questa la prendo. Sì, sono cartonati questi, sì. C'è scritto cartonato, che ti devo dire? C'è scritto. La prendo, assolutamente la prendo. Tu non so tu, se ti gasi per 13,90€. Sì, la prendo. Sei caldo anche tu. Ok. Promessi sposi raccontati da Topolino, può anche essere andata così. La via, va bene. Via classico. Paper Bridge, le serie imprescindibili 9. No, questo qui è particolare comunque. Sembrerebbe nell'ormai lontano 2019 il direttore di Topolino, Alex Bertani e quella gente lì, va bene, parlarono di un'idea di apparentemente stramba per una serie a fumetti nuova e decisamente particolare. Una storia di paperi, ma senza la presenza di Paperino. Vabbè. I nipotini e neanche lo zione. Men che mai altri parenti assai noti come Gastone e Paperoga. Il coraggio. Non c'è nessuno che si conosce. Che dire? Che avete rotto i coglioni, ma tutto a maggio deve uscire. Gesù Cristo. Ma dai. Però effettivamente, solo che non stanno dicendo assolutamente nulla sulla trama, letteralmente nulla sulla trama. Paper Bridge 1, qua dicono solo che bestiali, siamo caldi come dei... Un fumetto ambientato nel college di Paper Bridge con protagonisti rampolli con il becco di ricche famiglie inglesi nel primo Novecento. Va bene, però... È subito successo, raga. Sì, ho capito, cioè mi dici che hanno osato, che è un successo, però non si riesce a capire un cazzo. Allora... Sembra effettivamente parecchio interessante, però anche qua sono di quelle robe che le vedi così, ispirano, ma qua non si riesce a capire niente della trama. Dovrei ordinarlo sulla fiducia. Si sfoglia. E tu dici, si aspetta che arriva e si sfoglia. E si farà così. Si farà così, questo qua si sfoglia in fumetteria e ne riparliamo. Sono più che d'accordo, da approfondire. Va bene, qua carrellata veloce di... Raccolte, brossurate, Fantomius numero 8, grandi classici 89, Paperino e Zio Paperone, le regolari. Vabbè, diciamo le date, se no sembra che diciamo proprio un cazzo. Maggio, l'avresti mai detto? Tutto a maggio. Pazzesco. Va bene, ad aprile Paperino X78, di nuovo a maggio, Alieni per le più grandi avventure numero 24, le grandi saghe, sempre a maggio, Club di supereroi e le giovani marmotte. A maggio e a giugno, dimmi. Non ho niente, a maggio e giugno. Boh, è andata così, vabbè, hai visto una roba, e poi bestiale. Gli strani casi del Detective Do. Bastardi. Che palle, io sto... Allora, una caotica metropoli, Duckburg, con criminali a ogni d'angolo. Per il detective privato Donald Raymond Duck, il caso è aperto. Il nuovo classico Disney è interamente dedicato... però fa parte di questa collana qua, porca della puttana, capisci che secondo me sono... Questo qui è una collana, perché sono i classici Disney, questo è il 535, brossuratino. Allora, però sto cercando di visualizzarla nella testa per capire se ho capito che cazzo è, perché se ho capito qual è, poi capisci che hai un numero monco così senza il resto della collana. Sì, no. Massima fermezza è un numero. Allora, bisogna solo capire com'è in costina, onesto. Guarda che questa storia qua è bestiale, però bisogna capire poi come ti rimane a livello collezionistico, cioè se hai un volume così buttato a cazzo. Va bene, non c'è problema. Se qualcuno ha delle informazioni, non se le tenga per sé, comunque diversamente approfondiremo più avanti. Best of Papelopoli a Papelopoli per giugno. Sì, ed è andata così e si passa. Oh, si passa a Marvel.
dolorosamente alla parte Marvel con Amazing Spider-Man 18, imprescindibile per entrambi, il ragno crossover, esatto, del 2023, Dark Web. E l'evento sui ragni, cioè fondamentalmente l'evento di Spider-Man di quest'anno, Dark e va Web. Bene, perché no? Allora, Ben Reilly, la sua ragazza, no, Janine, quella lì, si sono alleati con la regina dei Goblin. Per vendicarsi di Peter Parker hanno intenzione di trasformare New York in un inferno. Raga, cazzati come dei mostri. Numero speciale con il grande ritorno dell'attista dello spettacolo Spider-Man e Wolverine. Va bene, tanto io l'avrei fatta a prescindere, perché Spider-Man si fa a prescindere. E va bene, Spider-Man 19, anche qua continua Dark Web. E uguale, va bene, rispettivamente 11 maggio e 25 maggio, perché è quindicinale. Amazing Spider-Man presenta... Cristè... Questo qui è il diciamo il volume che va a ampliare. Con gli X-Men e Miss Marvel. Non lo so però. Non lo so, 14 euro di brossurato a maggio. Puttana maggio. Insieme a Disney. Siamo... Sì, però vedi, allora, anche qua. Avete rotto i coglioni. Perché la verità è che se poi esce fuori che l'evento è figo, tanto anche qua poi fanno il cartonato, esattamente come è stato fatto per Absolute Carnage, King in Black, per come l'hanno fatto per lo Spider-Verse, non per lo Spider-Verse, scusami, cos'era, Spider-Geddon, e le fanno queste cose. Quindi io onesto, allora, faccio la regolare perché faccio la regolare, ma invece di buttarmi sul brossurato qua, chiaro, poi se uno ha la scimmia di leggerlo perché deve capire tutto quanto dell'evento è un altro discorso. Ma per sta roba qua io onesto aspetto i cartonati, vaffanculo. Se ho voglia, cioè, se decido che l'evento è imprescindibile, aspetto il cartonato. Poi non per forza l'absoluto da 100 euro, capito? Però ci siamo capiti. Venom 14 a maggio, incredibile. Spillato 3 euro, anche qua c'è poi il crossover. Allora, io Venom a sto giro non l'ho cagato. Siamo arrivati al numero 14, è andata così. Ho preso solo la variant del numero 1 perché era bestiale. Però chissà, perché alla fine, per esempio, ai tempi di Absolute Carnage e King in Black, Venom era abbastanza imprescindibile. Non tutte le storie, non tutte le storie della testata, però la maggior parte poi andavano a collegarsi in maniera abbastanza importante. Perché lì, sì, perché lì era proprio la testata, tra virgolette, principale, no? Esatto. Qua si parlerebbe di tie-in, di quello che leggiamo su Spider-Man, nel senso che... Sì, no, quello che mi chiedo non è tanto relativo all'evento, ma... a informazioni in merito a questa saga di Venom, quindi che è ripartita dal numero 1. Okay, tu sai qualcosa? Hai letto qualcosa? No, perché non l'ho fatto. Vabbè, è abbastanza andata così, allora, perché se non hai informazioni da darmi, allora tieniti i tuoi segreti, che ti devo dire. Fantastici 4 numero 3 li ho mollati da una vita, è andata così a maggio. Invincibile Iron Man numero 2 sempre a maggio gli Avengers 55, Capitan America 10 e Beppe si sega. 5 esatto, euro a maggio per Beppe. E che dire, io rimanderei alla 378 anche qua, perché c'era stato, se non sbaglio, due parole ce l'avevi detta. Sì, avevamo parlato di due cose, l'avevamo esatto, detto. Quindi per un approfondimento ulteriore rimando al video precedente. Thor numero 31, è inutile che continui a specificare maggio, sono tutti maggio. Hulk 13, Daredevil 8 a giugno, vabbè. Mi hanno trovato uno a giugno. X-Men numero 20 a maggio, Immortal X-Men, Wolverine 32, vabbè, qua abbiamo tutta la parte dei mutanti. Punisher, Punisher numero... Come? Ah, X-Force, ok. Punisher numero 12 per te, sono 3 euro a maggio. Sì, esatto. Anche qua, insomma, abbiamo già detto cosa dovevamo dire, non è questa la serie imprescindibile del Punisher, ma comunque dà le sue soddisfazioni. Sì, Marvel integrale Thor di Jason Aaron, vabbè. Se vi pisciate, se no è andata così. Spider-Man di De Matteis. Marvel integrale. No, Marvel, va bene, sì. Gli Incredibili X-Men. E va bene. Marvel Pride 2023. Perché come abbiamo di sì. Ovviamente. Come abbiamo di sì. Toccava fare anche Marvel. E va bene. E qua è andata. Noi siamo gli Spider-Man. Questa è una riproposta perché ne abbiamo già parlato estensivamente. In maniera abbastanza estensiva la volta scorsa. Va bene, direttamente da Ant-Man and Wasp Quantumania, Kang, la saga del Conquistatore, del cazzo che me ne frega. Io onesto... Perché è il nuovo cattivo della fase, quindi stanno
buttando. Esatto, poi io onesto il personaggio non lo conosco, non sono così interessato ad approfondirlo. Se tu hai qualcosa da dire, prego. 45 euro di cartonato a giugno, se lo tenessero, che a giugno fa caldo, bisogna tenere la porta aperta a fare corrente. Ma guarda, Kang, io non l'ho in 15 anni di letture, l'ho incontrato come nemico, l'ho letto, incontrato non io, ma nelle letture, non mi ha mai fatto impazzire a me Kang. Infatti quando poi nella fase, questa è fase 4, fase 5, avevano detto che se era lui poi il nemico bestiale, non mi ha fatto impazzire, perché non mi piace neanche a livello di, cioè non mi ha mai fatto impazzire come cattivo. Sarà che non capirò un cazzo, ma non mi ha fatto mai impazzire. Infatti sono anche demoralizzato a guardare i film, perché non mi aveva fatto impazzire. Io mi fido del tuo giudizio, noi ci fidiamo del giudizio di io ho degli insulti, perché magari a qualcuno è piaciuto, io non capisco. Esatto. Beppe detto la Bibbia, noi ci fidiamo del suo giudizio, va bene. Cos'è Spider-Man India? È il Spider-Man India. Allora, A Mumbai, 18 euro di cartonato a maggio. Allora, automaticamente è andata così. Cioè, proprio solo perché sono 18 euro di cartonato a maggio, se lo tengono. Però, leggiamo. Un grande ritorno in occasione dell'uscita nelle sale del film nuovo di Miles. Scoprite come a Mumbai, su terra, quella lì, Pavtir Prakbar acquisì i poteri arrampicamuri. Vabbè. Che dire, non me ne frega un cazzo. Marauders volume 2, 20 del cambiamento a giugno, sempre a giugno. Nuovi mutanti volume 7, ceneri del cuore. Defenders oltre la realtà, 19 euro di cartonato a giugno per i difensori di eternità. Ancora una volta tessuto stesso della realtà in pericolo, e questi qua sono caldi come dei boiler. Chiamiamo i difensori, sì. C'è Loki, il cazzo con America Chavez, un po', vabbè, e va bene. Ti dico, i difensori, non li leggo, sarà sicuramente carina. Ma un po' come i Titans, sì, sì. No? Ma li vabbè, leggo, se devo scegliere tra i difensori e i Titans, leggo i Titans. No, i Titans. Fate che cazzo volete, ma leggo i Titans, va bene. Amazing Spider-Man volume 13, la tela spezzata, 18 euro di cartonato a maggio. Questa roba qua è per chi non fa gli spillati. Esatto. Venom volume 2 Divergenza, uguale. Idem. Vediamo cosa stava succedendo qua. Peter Parker che non guarderà più nello stesso Norman e Harry Osborn, mentre Spider-Man cerca di mettersi in sociale di tempesta. Torna Mister Negativo. Ok, va bene. No problem. Captain Marvel, la vendetta del Pilates. Anche questa raccolta, perché lo fa gli spillati. Vabbè, ma tutti i gasi con Captain Marvel, capiamo. Lo leggevo, mi ero preso l'inizio, penso l'anno scorso, avevo fatto la prima tranche 12 numeri, poi per troppa roba è stato sacrificato. Caldo. Però sì, l'avevo fatto. Sì, 18 euro di cartonata a luglio. L'avevi poi presa la Lottois, direi, con la giacca e il gatto? No, perché non mi è mai arrivata. Ti è mai arrivata? Poi te lo spiego. Ma mi ricordo un vago ricordo, poi dopo me lo dici. Va bene, non c'è problema. Marvel Verse, Captain Marvel, The Marvels al cinema a novembre, va bene, 9,90€ di brossurato, ma me frega palesemente un cazzo, però. Va bene, Miss Marvel, i pugni della giustizia. Allora, stiamo calmi, fammi capire se è una storia nuova, sì, relativamente nuova, 2022. Niente, sì. Perché tu sai che io mi sono caldo come un boiler per Kamala, sai che io mi gasavo, sì. Avevo letto le prime storie di Kamala, mi piaceva un casino Miss Marvel a me. Sì, mi ricordo, anche legato anche al videogioco che... Esatto. Non è neanche stata resa male. Esatto. E vabbè, una minaccia inquietante, pericoloso, mistero, sono un manipolo di eroi, puoi risolvere, al centro di tutto c'è Miss Marvel. Vabbè, storia dell'anno scorso, che dire. Si può anche cercare una collection uguale, 18 euro. In realtà a me piacerebbe tanto raccogliessero in un volume decente le storie delle origini. A me piacerebbe onestamente raccogliessero quelle più che fare queste cose qua. I must have, va bene, escono a giugno, sono cartonati da 15 euro. Abbiamo Spider-Man Noir, abbiamo Deadpool, abbiamo Marvel Omnibus Daredevil di Frank Miller Companion. Porca, esatto, per forza. Tu sei caldo. Io ce l'ho già. Tu c'hai già, ma non lo prendi l'omnibus?
Non io avevo già una sorta di raccolta cartonata bella in tre cartonati, ma proprio belli, della saga, non so se erano tre o quattro, della saga di Miller. Quindi ce l'ho praticamente tutta. Data così. Praticamente qua è quando Miller qualunque cosa faceva era un capolavoro. Siamo negli anni 80, lui, personaggi che palesemente erano nel periodo brutto negli anni 80, ci metteva mani Miller e il personaggio ritornava su. Vedi Batman e vedi Daredevil, e quindi è una di quelle letture bestiali. È una di quelle letture bestiali, sicuramente degna di approfondimento, degna di tributo se uno c'ha i soldi. 70 euro a settembre. Non è a maggio. Incredibilmente non è a maggio. Però sono comunque 70 euro di cartonato. E cazzo, io non so se ce la posso fare. Lo teniamo lì, sappiamo che c'è. No, però ti dico, è uno di quei volumi. Sì, è uno degli imprescindibili, via. Esatto, va bene. I grandi tesori Marvel, X-Men di Roy Thomas e Neil Adams, Stranieri della Terra Selvaggia, 34 euro a settembre. Frega niente. Doctor Strange Triumph e Tormento, 34 euro a luglio, brossurato, frega niente. Masterworks di Spider-Man. Masterworks imprescindibili se uno si deve... Di Spider-Woman. Ah, di Spider-Woman. Hai ragione. Pensa, io... e io automaticamente ho sovrascritto, frega un cazzo. Ho letto Spider e già avevo il cazzo duro. È andata così. Comunque, Spider-Woman... deve piacere, chiaramente, uno sa, deve andare a cercare. 32 euro di cartonato a maggio, tra l'altro, quindi già dovrebbe essere andata così a prescindere. Masterworks per Iron Man e per gli X-Men, quindi tutta roba vecchia eventualmente da poter recuperare. La voce del terrore da Marco Nucci e Lorenzo Zaghi, l'uomo delle valigie. Qua passiamo alla fumettanza un po' più particolare, un po' più d'autore. Esatto. 19 euro di cartonato omaggio, automaticamente è andata così, però io leggerei il trafiletto. New York in vendita nel 49, Tony Bills è lo speaker radiofonico più famoso del momento. Il suo programma La Voce del Terrore ha superato gli ascolti del giornale radio. Il successo pare inarrestabile finché la diagnosi improvvisa di un male incurabile fa sprofondare Tony nella disperazione. Questo però non è che l'inizio di un'avventura che lo spingerà oltre i confini della realtà al cospetto di Mr. Toys, un uomo in nero che gli proporrà un patto che odora di zolfo e Mephisto e potrebbe salvargli la vita, ma è una condizione. Tony dovrà compiere degli omicidi. Azzo! Dopo l'uomo delle valigie, Marco Nucci e Lorenzo Zaghi tornano a raccontare una storia bestiale. Sai che sembra veramente figo? Sembra figo. E se non l'avessero fatto uscire a maggio, glielo compravo pure. Vabbè, a parte che tanto sta roba qua non va disponibile. Ma sai cosa succede? Che io non lo ordino con anteprima, poi me ne dimentico, è andata così. Perfetto. Da una parte una salvezza, questa. Da una parte una salvezza. Però sai che sembra veramente, veramente figo? Sembra una di quelle robe che... Sembra figo. Guarda, te anni fa è una di quelle robe che avrei ordinato a occhi chiusi. Senza guardare quando usciva, senza guardare. Ah sì, ti fa la ordino. Bam! Che storia. Sicuramente degno di approfondimento. Conan il Barbaro, la terra del loto. Panini Direct, 24 euro di cartonato a giugno. A me frega relativamente un cazzo anche a te. Conan il Barbaro 2. Predator, l'omnibus di Predator, che voglio dire, imprescindibile, 94 euro. Ma chi cazzo è che si legge 94 euro di Predator, ragazzi? Che si piglia 94 euro di Predator? Cioè, queste cose qua se le fa... I fan, queste cose qua se le fanno vuol dire che c'è mercato, ma io non riesco a capire. 94 euro di cartonato per Predator. Perché adesso è uscito il prologo su Disney Plus, non mi ricordo come cazzo si chiama, legato a Predator, che c'è una tipa... truccata, non mi ricordo come cazzo si chiama, però adesso è un po' tornato in voga. Disney Plus ha fatto Prey, si chiama forse, ha fatto sto prologo di Predator, è diventato un po' dei film cult insieme ad Alien, e quindi ha mercato, sì, per chi si è magari pisciato col film, se lo comprano. Vabbè, ma io le ho viste tutte queste robe qua, Terminator, però a me Predator non mi ha mai detto un cazzo. Allora, io non ho niente contro Predator di per sé, però l'ho sempre vista come una roba cinematografica. Che poi abbiano fatto anche i fumetti, ci sta, che ci sia qualcuno di vecchio che se li ha letti da bambino allora decide, ma sai cosa, ci pisciamo. Però da comprare 94 euro di Omnibus,
Grazie, chi ha tutto magari ha pure l'Hot Toys del Predator o c'ha le statue e lo mette lì vicino. Vabbè. Grazie, sì, cioè, ci può stare, ci può stare. Che chi Ma piace, ci sì, può va stare. bene, a ognuno suo. Come d'altronde, qua sotto. Vabbè. Io non Qua so, non so dobbiamo. che dirvi, ragazzi. Voi ci avete il cazzo durissimo, sta roba Questa qua. è la roba definitiva, cioè questa roba qua è il sogno. Ce lo sognavamo da 3 anni, sta roba, da quando è uscita, 2 anni fa, quando cazzo è uscita, non la portavano in Italia. Vabbè. Questo qui è praticamente, non so, è il cavaliere oscuro legato alle tartarughe Bestiale. ninja. Vabbè, non lo Cioè, so. l'abbiamo sognata, ne parlavamo, ma perché cazzo non lo portano in Italia? È arrivato. È E arrivato. guarda, posso solo immaginare. Vabbè, Compra. Teenage Fuka Minga Turtles, l'ultimo Ronin. Sono 28 euro di cartonato, guarda, a maggio, quindi io Subito, ma anche avessi voluto provare a dargli una possibilità, per me se ne possono andare a fare in culo. Perché esce a maggio, l'attesa è finita per una delle saghe più richieste. Chi è l'ultimo Ronin? In una futura New York devastata dalle battaglie, l'unica tartaruga rimasta si imbarca in una missione all'apparenza impossibile. Quella di cercare giustizia per la famiglia che ha perduto. Una avventura. ragazzi, pelle d'oca. Pelle d'oca. Posso immaginare, tartarughe ninja, pelle d'oca. L'ultima tartaruga, ragazzi. Fare in culo. Va bene, comunque per Beppe è imprescindibile e quindi per Beppe sono 28 euro a maggio. Poi guarda tutte le armi delle altre tartarughe dietro, no? Ma Cioè, c'ha sì, tutto, no, ragazzi, è ho bellissimo. capito. Vabbè. Posso Vabbè. immaginare, posso immaginare. Va bene. TMNT 60, 13 euro di brossurato a maggio. Qua abbiamo un'anteprima, invece cos'è? Vediamo un po' sta roba qua. No, è Parker di Martini, eh Parker. sì, lo so. Parker Martini, dall'autore di Batman, Ego e DC The New Frontier. 89 euro di cartonato, incredibilmente è andata così, non so per Andata così, l'autore è Darwin Cook. Io ho letto sia Batman Ego, ce l'ho in un Absolute, e DC New Frontier, c'ho due cartonati. DC New Frontier è un capolavoro. Cioè, proprio Batman Ego anche, ma DC New Frontier è bellissimo, è proprio bello. Darwin Cook, i disegni sono bellissimi. Sarà sicuramente figo anche questo qua, Certo, io l'ho scoperto questa sì, mattina. peccato che 80, 80, 89 euro volume 1. Così, per Niente, dire. non approfondisco, mi accontento di Batman Ego di DC New Frontier. Va bene, ragazzi, buona fortuna a chi si gasa con Parker Martini, perché sono per ben due volte, sempre se non aumenta dal numero 1 al numero 2, 89 bombe. Che partono da settembre. Spawn Deluxe volume 8, 33 euro a maggio. Scorched volume 2, 3, 19 euro a giugno. Entrambi cartonati. The Witcher Omnibus volume 2. Sì, sono tutti, cioè il secondo Ma volume l'abbiamo vi la, delle storie a ma, ma fumetti. l'abbiamo visto nella, no, nella scorsa anteprima. Forse presentavano l'altro. C'era Ronin nella scorsa anteprima. 34 euro di cartonato a maggio. Vabbè, The Witcher non ha bisogno di presentazioni. Se uno si è gasato con la saga dei romanzi e più che altro con il videogioco, qua abbiamo insomma. Non so se sia spin-off, approfondimento. Alle tre più. Ma Allora, sono storie. dedicato alle avventure di Geralt, il più celebre tra i Witcher. Alle tre più recenti storie. E boh. Va bene, The Witcher è The Witcher, se ti gasi ti gasi, se non ti gasi è andata così. Prezzo detto 34 euro a maggio. The Magic Order volume 3, 22 euro di cartonato a giugno. Non so che cazzo sia, dopo i membri americani e britannici dell'Ordine Magico ora tocca la sezione asiatica. Pazzesco, non me ne frega un cazzo. Ah, è di Mark Miller, sarà del Miller World, esatto, è una di quelle io non più fatto, però è legato all'universo di Miller. Sì. Che per quanto mi riguarda se Boh. lo può tenere. Riproposta per Ouroboros, Le spine del serpente, Il libro del mondo di Ouroboros. Questo forse c'era. È un gioco di Sì, ruolo. c'era. Ah no, mi sto confondendo un'altra. C'era una roba che Jesco aveva detto: no, ma questa roba qua è bestiale, dobbiamo vedere. Dobbiamo capire, ma mi sto confondendo con un'altra roba. Non era assolutamente questo. Non importa, comunque, il nuovo gioco di ruolo dal creatore di Diablo e Warcraft. Io, palesemente, no. Presumibilmente, neanche tu. Anch'io. Comunque 50 euro di cartonato a maggio, ragazzi. Buona fortuna a La magia chi è. spiega.
Io infatti non ho parole. Ah, guarda, qua altra roba per tenere aperta la porta. Abbiamo Elden Ring Official Artbook volume 1, volume 2, sono brossurati da 40 bombe con sovracoperta, quantomeno da 400 pagine, circa uno per tutti e due a settembre, complimenti. O tutti e due a settembre con litografie disponibili solo nel cofanetto, in un cofanetto, chiaro. Cioè cofanetto. Sì. Esatto, eccoci qua, perché poi c'è il cofanetto 80 bombe sotto con le litografie. Per me lo tengo. Però c'è il cofanetto della litografia, già mi immagino Malenia la litografia. Ma Malenia cosa? Non hanno nemmeno la copertina definitiva. Se uno avesse potuto vedere la copertina definitiva, almeno cercare di capire. Poi adesso... Magari mi faccio bastare la guida che ci ha annullato Amazon, che ci siamo momentaneamente girati nel culo, va bene così. Poi Elden Ring ha rotto il cazzo. Assassin's Creed, la conspirazione del Magus, romanzo di Assassin's Creed, ambientato nell'universo... Ah no, volevo capire se specificava un gioco in particolare, non importa, andate così. Londra del 1851, 23€ ad aprile. 23€ di romanzo, ragazzi, bestiale. Va bene, Star Wars, tutti e due. Qua partono tutte tutta la carrellata di roba di Star Wars, che io, come ho già detto, per quanto mi riguarda, è defunta, morta e sepolta. Entrambi a maggio. Star Wars Visions, sempre a maggio. 3€ di cartonato? Da 32 pagine. Ma che roba è? Il prequel di un corto, dall'autore di Afro Samurai. Capito. Che storia. Vabbè, questo più particolare, poi 3€, che roba strana. Afro Samurai è una di quelle robe che a me era piaciuto tanto, sia l'anime che ho preso pure quest'anno, penso, l'edizione definitiva. A me è piaciuto un sacco. Qua ha fatto, da quello che ho capito, è su Disney Plus, infatti l'ho scoperto sfogliando anteprima, c'è stato sto corto fatto proprio da questo autore qua di Afro Samurai, e adesso ha fatto uscire sto prequel. E io in realtà adesso devo vedermi, tanto da qua a maggio c'è tempo, devo vedermi sto corto, e se mi piace per 3€ lo prendo. Perché a me piacciono anche i disegni di Defoe. Ci può stare. Vediamo un po' cosa tirano fuori da sto corto, vedremo cosa succede. Va bene, Han Solo, mio padre, 37€ di cartonato a maggio, palesemente andata così. Star Wars romanzi dell'Alta Repubblica, missione nella città perduta, 23€ a maggio, è andata così. Poi abbiamo così la robetta per i figli di chi ci segue. Il mio primo fumetto, però attenzione, il mio primo fumetto di Spider-Man, qua ci stiamo pisciando per forza, è imprescindibile, ragazzi. Tutti e tre i migliori. Se avete un bambino, qua tocca il mio primo fumetto Marvel, Spidey e i suoi fantastici amici, numero 4, Subito. Assolutamente, per forza, 9,90€ a maggio. Masha e Orso, Barbie Hot Wheels, Pokémon Magazine, perché non lo stiamo ancora facendo? Qua tocca farlo, Pokémon. Va bene, qua ci sono tutti i magazine della Lego, dei Bomber Magazine, posso solo immaginare, ragazzi, l'imprescindibilità. E si passa, purtroppo per noi, a Planet Manga. Allora, abbiamo Evol volume 1 con tanto di fantastici adesivi dall'autore di Soil. Dall'autore di Soil potenzialmente sono cazzi amari. 7,90€ a maggio, andatevene a fanculo, porca troia, con sovracoperta. Dopo aver tentato di togliersi la vita, tre ragazzi si ritrovano in ospedale. Al risveglio scoprono di possedere strani poteri. E il destino? Nah, è solo l'inizio di Gesù Cristo, che Sushi Kaneko vi lascerà a bocca aperta con il manga che mette tutto a ferro e fuoco, da non perdere. Cazzo. Tu Soil l'avevi letto? No, adesso no, sinceramente. Io non ero riuscito a finirlo perché erano esauriti dei numeri, me l'ero girato nel culo, ma questo è potenzialmente un problema. Allora, non me lo ficco ancora in conto, ma eccolo lì, non è vero che lo stanno facendo. Guardalo qua. Evol 1 più Soil 1 Variant Bundle. No. Però aspetta, mi danno là avanti Soil 2. Cioè, ci sono, no, penso facciano solo la variant dell'1, ma la devo prendere per forza. Sono in fumetteria per ordine entro il 31, uno splendido Shikishi.
No. Cioè, praticamente devi ordinarlo domani. Va bene, esatto, lo ordino domani. 15,90€ maggio, io mi prendo il bando, non c'è problema. È andata così, 15,90€ per me. Sì, tocca, okay, perché mi prendo lo Shikishi e soprattutto ragazzi, c'ho la variante esclusiva di Soi, tocca, lo sto facendo e poi a quel punto, mi leggerò il numero 1 e vi farò sapere se il numero 1 di Evol era roba che valeva la pena. Hunter x Hunter 37, incredibile, non è ancora morto, torna uno dei manga più amati e longevi di sempre, yeah, 5,20€ a maggio. Io Hunter x Hunter ho perso la speranza parecchio tempo fa, chissà, un giorno magari ho una riedizione oppure quando finisce prenderlo in blocco, non lo so. Te che fai con Hunter x Hunter? Non ci siamo mai confrontati. Io non l'ho mai iniziata, non l'ho mai presa, non ho. Guarda, sarebbero una di quelle robe abbastanza imprescindibili, non fosse che Togashi ha rotto il cazzo. Comunque, vabbè, sarebbero tra l'altro altri 5,20€ a maggio, eventualmente, per chi lo fa. Tron Legacy l'abbiamo già visto nella scorsa anteprima e tra l'altro ancora non sanno chi cazzo disegnerà la variant. Io farei un applauso, va bene? Caper Yakur, Dangerous Buddy, questi sono... 7€ per Beppe da no, non lo fai che per no, Yaku. Cut price solo in fumetteria al prezzo di 3,99 per gli ordini entro il 31. Beh, hai capito, quindi non paghi 7, Beppe paghi di meno. No, io sono Sanctuary, raga, solo Sanctuary, solo Sanctuary. Cos'è, aspetta un attimo che io sto prendendo per il culo, poi magari è figo. Ishiro, un agente di pubblica sicurezza che non accetta l'archiviazione di un caso. Shiro, un membro della Yakuza. Cosa accomuna due individui che dovrebbero essere naturali nemici? Che se lo succhiano? Io posso immaginarlo vedendo la copertina. Va bene, non è un problema. Va bene, Run with the Wind, cofanetto. Raga, in unica... È un cofanetto, c'è tutto, e sei volumi. Allora, vediamo un po' che cosa. È un vincitore. Non sembra anche brutta. In unica soluzione, sei volumi del manga di Sorata 1, adattamento dello... Ah, vabbè, ma adattamento... Sai che in realtà non vuol dire niente, adattamento. Io mi ricordo... Lo squalificato, il manga l'hanno fatto ben due volte, in due versioni, di due autori diversi, e anche quello era in origine un romanzo e lo consiglio a tutti quelli dallo stomaco forte. La passione per la corsa, il valore dell'impegno, l'amicizia fra 10 ragazzi. Questo lo voglio approfondire. Manga sportivi, non esiste uno di manga sportivi. Non fosse che 42€ a maggio. Allora, sicuramente non lo preordino, non ce la posso fare, però io lo metto in quelli da approfondire, perché per qualche motivo percepisco qualcosa. Ci sono i numeri singoli da 7€ l'uno con sovracoperta, tutti per maggio. E poi abbiamo Yasha numero 1. Perché? Perché un bambino viene costretto dalla madre a vivere su un'isola? Raga, non lo so. Dall'autrice di Banana Fish. Io Banana Fish me l'ho girato nel culo. Non so tu. Questo potrebbe essere interessante, perché Banana Fish è poema e bello. Ma per me era andata, per me era andata così. Che devi fare? Questo potrebbe essere interessante. Tra l'altro, volendo, c'è il bundle con la guida. No. Con la guida per Banana Fish, per la Perfect di Banana Fish. Allora, 16€ con sovracoperta. Minchia, 16€, però ragazzi, basta. Sì, è un altro di quei manga per me, tipo Perfect, sono 15-16€, ma già, non lo so per già quello. I Banana Fish era un'edizione bella spissa. Per me è andata così, va bene, anche perché tra l'altro, quando esce, a maggio, va bene, non c'è problema. Volendo c'è l'artbook, il guidebook da solo, se uno si pisciasse, con tanto di mini poster pieghevole, a 19,90€, sempre a maggio, sempre brossurato, con sovracoperta. Questo non c'era già, scusami, lo spin-off di 20th Century Boys non c'era già la scorsa anteprima? Sì, era qualche anteprima fa, era apparso. Secondo me c'era già la scorsa. Forse anche la scorsa, non mi ricordo. Comunque sì, questo qui avevano detto che prendeva. Sono 10,90€ per tutti e due. Prima di aggiungerli al conto, però cerco di capire. Se c'era già nella scorsa, è inutile che lo aggiungo al conto di questa. Però no, 10,90€. Non è che ci stiamo confondendo con 21st Century Boys. No, io questo qui l'avevo già visto. Infatti io sono abbastanza... Vedi che sono scritto di proposta. Dove lo vedi? Hai ragione, eccolo qua. Bravo, bravo. Perché non l'ho letto in alto, ritroppo posta. Hai ragione, boh, sì. Tributi numero 2. Guarda che quasi... Niente, incredibile. Noi ci chiedevamo qual era... Sai che mi sa che avevi ragione tu?
che ci chiedevamo qual era il segreto, e va a finire che avevi ragione tu a vedere dalla copertina. Sì, sì, segreto. Vabbè, fateci sapere qual era il segreto di True Beauty. Oh. The Boy and the Beast Double Edition, non so che cazzo sia, 12 euro di brossurato a maggio. Io. Boh, data così? Bah, è andata così, sì, cioè nel senso non so neanche io, sono due numeri. Ah, guarda, è un manga tratto dal film d'animazione Super Nvidia. Ho fatto un film d'animazione Super Nvidia, cioè fatto. Oh, non me ne frega un cazzo. Va bene, Sakura Saku 2, 5,20€ a maggio. Come fai a capire se sei innamorata? Raga. Se ti viene, no. Sì, non penso. Va bene, Sensei Cavalieri dello Canvas Mito di Hades 2 di 25. La volta scorsa probabilmente c'era l'1, mi ricordo che l'abbiamo visto, non mi ricordo se era già il 2. Ne abbiamo parlato, per me non è un'edizione che valga la pena. So che comunque, volendo, c'è da gasarsi. Jumbo Max volume 2 dall'autore di come cazzo si legge? Alla fine si legge Nine, si legge Neon, come si legge quella roba lì? Nine, ma aspetta, mi sono perso. Jumbo Max volume 2 dall'autore di quel manga lì che so che Noin, io l'ho sempre chiamato Noin perché è tedesco, non so, come si dice Noin in tedesco? Noin, non lo so, comunque io l'ho sempre chiamato Noin. Va bene, fateci sapere la pronuncia del tedesco, non lo so. Va bene, è di Guitar Shop Rosy. Io ho ordinato Guitar Shop Rosy perché mi è capitato un capitolo sotto mano e mi ispirava, quindi Guitar Shop Rosy io l'avevo ordinato. E Jumbo Max, non vorrei dire cazzate, forse se l'ho ordinato Laura, per dire. E c'era un discorso di uno, se non lo sto confondendo con un altro, c'era il discorso di uno che soffriva di impotenza. Esatto, vedi che ci sono le pillole. Eccolo qua, scusami, bastava leggere tante volte. Il farmaco contro la disfunzione erettile di Tateo ha avuto effetti travolgenti. Se assunto da soggetti con patologie pregresse, può risultare fatale. Ora che il professor Tanede è morto, la polizia... Oh, che storia strana. Va bene, mi capiterà sicuramente di leggerlo, perché non so, prende Laura e me lo faccio passare. Sarebbero eventualmente 7,50€ di manga sovracopertinato a maggio. Marmalade Boy Ultimate Deluxe di Macross Ultimate Deluxe Edition, ragazzi, porco dio. 12,90€ a maggio. The Witch and the Beast numero 3, maggio. Di manga bestiale. Non c'è problema, ma io li dico e si va avanti. Delusive Samurai, che qualcuno si piscia perché è dallo stesso di Assassination Classroom, 5,20€ a maggio. Togenanki Sangue Maledetto 5, 5,20€ a maggio. Riusciranno Shiki, Gin e i compagni a respingere Tsubakiri Momomiya e Yomomiji Buzza Buzza? Guarda, sarà andata esatto, così. Ce la fanno. Kingdom Hearts 2 Silver numero 6. Imprescindibile. 9€ a maggio. Stavo pensando, ce ne sono 10, vero? Quindi sono 6 di 10, vero? Sì. Nel cofanetto. Sì, pare che siamo 10. Sì. Non finirà mai più, porca bastarda. Aragakane no Ko Diamond in the Rough, non so che cazzo sia, sono 5,20€ a maggio. Va bene. Il manga preferito di Beppe Songot, il punteruolo numero... Songot, esatto, a maggio abbiamo il numero 5 di 6, quindi il penultimo dall'autore di Hellbound. Anche qua ne abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita per l'anteprima. 378 My Home Hero numero 6, avevamo già detto che ispirava, ma purtroppo essendo arrivati così avanti è andata così. Skeletor in Another World numero 4 frega un cazzo, 7€ a maggio. Other Side Picnic 7,50€ a maggio, frega ulteriormente un cazzo. Tricks Dedicated to Witches cazzo, ultimo numero 4 di 4, 7€ a maggio. Va bene, Rooster Fighter numero 4, che Laura è calda come un boiler per sto manga. Sì, non capisco. Cioè, a quanto pare figo. Galli che si ammazzano, grazie, boh. Galli che si scannano tra di loro, io non capisco. Anche un vigoroso pollo combattente deve saper accettare il proprio destino, hai capito? Dopo una piacevole uscita di gruppo con delle piccioncine, Keiji Cresta Superba si ritrova davanti a un gallo che sostiene di essere suo fatello minore. Il racconto del nuovo arriva. Che ragazzi, i drammi familiari. Cioè, alla fine, boh, che storia, ragazzi. Va bene, 7€ a maggio, io posso. Mi fanno esplodere di rabbia del piumato cacciatore. Di bestia
di bestioni. Io non so bene come commentarlo questo manga. Vabbè, andando dice chi ci pisce, va bene. Shangri-La Frontier numero 8, anche questo l'aura calda come un boiler, 5,20€. Questo è forse uno di quelli che tipo entrano in un videogioco o entrano in un... Ah, boh, non... Sì, perché c'ha, vedi che c'ha gli expansion, vedi che c'ha gli expansion. È particolare, sono furbi sì, a livello di marketing. Loro praticamente per ogni numero ti vendono anche il DLC del numero. È bestiale sta cosa qua. Ti vendono il DLC fuori di testa, quindi tu hai il numero 8 5,20€ a maggio ed eventualmente hai anche se te lo prendi sì 8,20€ c'è l'espansione, che dire, se le inventano tutte, poi magari è figo, magari ci sta, però sembra di quelle robe su cui non c'ho un cazzo voglia di spendere soldi. Però pensate, i DLC dei fumetti ci mancavano. Wanchi Panchi numero 27 con tanto di variant, una battaglia mai vista. Tu non lo facevi? Io lo faccio. Ah, lo fai, ok. Quale prendi? Entrambi. Io faccio così. Boh, quindi sono caldo, tipo, fa come un boiler, sono 12,20€ per Beppe perché sia regular che variant, va bene. No, ma ci sta, io ti prendo per il culo, poi vedi sotto c'è Sakamoto Days, io per Sakamoto Days, che probabilmente è anche un manga abbastanza inferiore, io ho preso tutte regular e variant con accessori, quindi che dire. Vabbè. One Punch Man, ragazzi, shonen tamarrissimo, se uno ha voglia di zarria si piglia One Punch Man, non c'è poco altro da dire. Oppure, vabbè, non stavo per dire una roba, lascia stare, ne parliamo dopo, ma non è un problema. Sakamoto Days numero 7, io lo sto facendo e lo farò, quindi sono 5,20€ per me, incredibile. Sai che mi sta venendo il dubbio, abbiamo passato talmente tanta roba che o è un'anteprima spoglia oppure mi sto dimenticando di aggiungermi della roba, tu che dici? No, è un'anteprima spoglia. È un'anteprima spoglia, vero? Va bene. Cioè, in confronto dell'altra, l'altra c'aveva un po' più di ciccia, questa qui è un po' spoglia, poi dipende da persona a persona. Beh, ma tutto sommato però... forse è meglio così, aggiungerei. Sì, sì, sì. Due parole su Sakamoto Days. Sakamoto Days mi ha gasato perché aveva, vabbè, intanto a me mi hanno preso facile con due o tre determinati elementi. L'incipit è ex sicario della Yakuza, ha una certa... trova la donna dei sogni nel 7-Eleven dei sogni con il ramen dei sogni e praticamente decide di accasarsi, si sposa con questa, fa una bimbetta e comincia a diventa commesso di questo posto qua, si inquarta un casino, diventa un ciccionazzo bestiale e a quel punto diventa un, oltre a un commesso, un tuttofare per il quartiere, si dedica a proteggere il quartiere e la sua famiglia. E sono storielle molto leggere e a me mi prende poi, sai, non lo so, mi ha preso un po' così questa storia. Vabbè, ti è piaciuto. Un po' carina, mi ha preso tutto il discorso che protegge la bimbetta, cioè sai, l'ex assassino che si innamora, si accasa e vive per mangiare e proteggere la bimbetta, io mi si scalda il cuore. L'immortale libro dell'era, Bakumatsu numero 7, sequel della serie di culto di Hiroaki Samura, 7€ a maggio. Io lo faccio. Ah, tu lo fai? Stavo prendendo per il culo. Tu lo fai, va bene. E... praticamente ricordo l'immortale. Sì, me lo ricordo l'immortale, assolutamente. Okay. Però questo è il seguito. Io me ne stavo assolutamente sbattuto il cazzo. Bravo. Ma tra l'altro, scusami, il seguito... Okay. Numero 7 vuol dire che l'hai già iniziato da un po', non te ne ho mai sentito parlare. Eh sì, sai perché? Eh. È facile, perché quei manga, a differenza dei manga americani, a differenza dei comics americani, su qualche serie sono un po' indietro, e quindi ancora la devo iniziare. Ho capito, fai il furbo, ma in realtà anche tu sei indietro, ho capito. Su certe cose sì, sui manga faccio un pochettino più fatica a stare indietro, perché sono più lunghi, cioè... ci metti di più a leggerli, quindi leggo, ma alcune cose sono accumulate perché ne escono sui 600.000 e boh. Ci sta, vabbè. Ci sta. No, assolutamente, io mi ricordo dell'immortale, l'immortale, tra l'altro, io adesso non so in merito al sequel e stavo prendendo per il culo semplicemente perché non avendo fatto l'altra, non faccio assolutamente manco questa, non mi sogno manco di guardarla da lontano. Però l'immortale a livello puramente teorico, tecnicamente dovrebbe essere uno degli imprescindibili. Imprescindibile. Esatto, uno dei grandi classici. Non posso permettermi di dire tanto di più. Non so, se vuoi dirci due parole sulla serie originale, l'immortale, vedi tu se hai due parole da dire. Ma guarda, molto crudo, non voglio neanche far spoiler perché sembra che io ti dico l'ho scoperta quando l'hanno
quando l'hanno fatto uscire, quando era 2-3 anni fa. E quindi, sai, si parla sempre di soliti manga da recuperare. Io di Immortale, forse perché ero abbastanza ignorante, no? E la stavo pure, penso, lasciando lì. Poi mi pare che il buon Cesco mi aveva detto, no, ma questa roba è una roba imprescindibile, effettivamente devo ancora finirla, sono quasi alla fine. Ed è effettivamente bella, cruda, lui con questa ragazza che vuole fare la vendetta, no, è bella, bella, consiglio vivamente. Perfetto, quindi l'opera originale sicuramente consigliata, poi scopriremo quando Beppe va avanti con il seguito se anche il seguito varrà la pena. Quindi sono 7 euro per Beppe e non so se l'ho detto prima, spero di averlo detto, 5,20 euro di Sakamoto Days per me, va bene. Neon Genesis Evangelion Collector Edition 6 di 7. Siamo alla fine. Siamo alla fine, grazie a Dio. Sono 14,90 euro per tutti e due. Anche tu la fai? Sì. Ok. Con tanto di cartolina omaggio, solo con la prima tiratura. Stanno arrivando tutti blisterati con sta cazzo di cartolina. E blisterati rimarranno. Che dire, il manga di Evangelion è consigliato anche specialmente per chi Evangelion non era stato in grado di capirlo e approfondirlo. Come dicevamo io e Cesco per prendere per il culo Beppe, il manga di Evangelion, volendo, è Evangelion per gli scemi, spiegato. Sì, parole un po' più crude, no? Esatto, spiegato per chi non riesce a capire un cazzo. No dai, non è vero, però comunque è consigliabile, direi che ci sta. Poi è un'edizione della Madonna. Eyeshield 21 Complete Edition 13 di 13, grazie al Signore, finisce, perché è un catafalco di merda. Sono 14,90 euro a maggio per tutti e due di st'edizione brutta, ma brutta come Cristo. Cioè, io se fosse stato un qualsiasi altro manga, infatti Yu-Gi-Oh! Ha fatto l'edizione uguale, proprio no. Per Eyeshield ho detto, ma sì, il fumetto tozzo per questi che fanno il football, perché no? Poi me ne sono pentito, cioè nel senso, non me ne sono pentito per l'opera, ma il formato fa proprio cagare. Stanno raccolto, fanno questi vocabolarini piccoli. Vabbè, è andata così. Comunque consigliato per chi vuole uno sportivo figo, leggero ma figo. Ti devono piacere chiaramente gli sportivi, però sai che è divertente. Esce il 21, è divertente. 14,90 euro a maggio per tutti e due. Inuaga Crash 8 di 8, 5,20 euro a maggio. Shai 10, 5,20 euro a maggio. Saga of Tanya the Devil, Kosonuba, ma che sfacciato! Capito? 8,50€, 5,20€ e 7€ rispettivamente. Sempre a maggio. Kengan Ashura 26, 7€ a maggio. Zone 00, che cazzo è sta roba? Sì. 20 di 20. Zone 00, non lo conosco. Cioè non l'ho fatto, quindi. Ma 20 di 20 è anche una roba vecchia. Stavo cercando di capire se era una roba. Va bene, così. Diggery Man 28, pensa. Allora, non fosse che io ho la certezza matematica di essermi girati nel culo gli ultimi, perché con il cambio di fumetteria e tutte cose so già come è andata a finire. Io di Diggery Man ce l'ho. Tecnicamente la stavo facendo. Però chissà dove cazzo sono fermo. E soprattutto chissà dove cazzo l'ho inscatolata una certa. Quella era la domanda che stavo facendo. Esatto, va bene. Guarda, tecnicamente sono 5,20 euro per me, però non lo so, onestamente intanto devo ritrovarla e capire a che numero sono, perché poi una certa era andata a finire proprio male. Va bene, riproposte c'è Chainsaw Man, quindi adesso con tanto di Discovery Edition tornano anche la prima stagione torna disponibile in fumetteria con tutte le ristampe del caso a maggio. Qua abbiamo una carrellata di titoli nuovamente disponibili con la sgommata, chiaramente, perché diversamente non ci piace. Io vi direi di non trascurare, a prescindere, Io sono Spider-Man, fateci un pensiero eventualmente. Non darei per scontato quest'opera. Vabbè, qua abbiamo anche un'ennesima ristampa di un numero di Naruto del 27, Attacco dei Giganti, Homunculus. C'è roba. Roba che torna disponibile. Sto solo cercando di capire gli imprescindibili. Vagabond a chi piace, però tra Vagabond e l'Immortale, per esempio, già io farei l'Immortale. Boruto è imprescindibile, ragazzi. Sì, per forza. E va bene, niente, comunque è andata così, ragazzi. Io butterei un occhio
a Io sono Spider-Man, se vi piace l'arrampicamuri. La guida per i veri fan. Raga, ci sono le figurine di Harry Potter. Ragazzi, non lo facciamo diventare l'album preferito. Non lo facciamo diventare... Esatto, stavo per dire questo. Adesso cerchiamo di capire. Con l'album di Spider-Man è andata a finire a schifo. Ce lo siamo girati nel culo, poi abbiamo dovuto interpellare l'FBI per farci recuperare questo cazzo di album. E adesso riusciremo a farlo, presumibilmente. Però effettivamente cerchiamo di capire. Ma sai cosa? Io non ho capito perché non ce le stiamo... Io bisogna farle le figurine, basta. Sono belle le figurine. Però adesso per esempio, no, per esempio da Spider-Man, perché è stato un coglione, non lo so, Harry Potter non mi ispira più che tutto. Esatto, non, ma sai cos'è però? Che non è solo Harry Potter, c'è di Mani Fantasy, c'è Civil War, c'è un po' tutto, perché nel momento in cui me lo presenti come la guida per veri fan, cioè magari parla proprio, vedi, tratta dai film di Harry Potter, Animali Fantastici, sui... non lo so, bisogna capire, perché effettivamente a vederlo così, cioè da queste foto che ci sono, non sembra bestiale. Ci fossero stati effettivamente degli artwork della Madonna, l'idea non era brutta, è la realizzazione che non mi ispira, onesto. Va bene, Super Mario può anche essere andata così, la Naruto Saga con tanto di Naruto Color, Naruto è Naruto, io penso non abbia bisogno di presentazioni, Supereroi Classic, e si passa a edizioni Star Comics. Allora, Dragon Ball Ultimate Edition volume 13-34 sono 15 bombe per me. Dragon Ball Super volume 19, 5,50€ maggio, tu lo sai, sono per te, perché palesemente non capisci un cazzo. Dragon Ball Super, se lo fai sei un coglione. Vabbè. Non è vero. Goodbye Eri Deluxe Edition, non so cosa sia, un nuovo incredibile volume unico dal genio di Chainsaw Man, Fire Punch questo qui sta facendo uscire qualunque però Fire Punch c'è qualcosa che mi sfugge. Fire Punch non era ma Fire Punch non era. Fammi aprire internet un attimo. Ah no, sono un coglione. Avevo dato titolo. No, è Fire Punch, io pensavo a Fire Force. Sono veramente un deficiente. Andata così. Va bene. Sì, niente, sta facendo uscire tutte cose a quanto pare. Sì, ma sai che c'è Chainsaw Man effettivamente, specialmente l'anime, sta avendo un successo della Madonna. Tanto che io l'anime conto di recuperarlo. Poi adesso va bene la Discovery Edition dell'1, però sì, conto di recuperarmi assolutamente l'anime. Lo spin-off della serie sulla pallavolo, onesto, 11 volumi di spin-off su IQ, non lo so. Vi ho già detto che è imprescindibile la serie, ma onesto, sti spin-off che fanno ogni tanto, Let's IQ, ma che cazzo è? Ma ragazzi, da palloni, da Scorpio, non lo so, onestamente mi sa di porcheria, potrei anche sbagliarmi, nel caso fatemi sapere se sbaglio. Summertime Rendering 2026. Questo sono io, che faccio il rendering dei video, capito? Esatto. Arriva uno spin-off che viene, niente, tutti spin-off. Ranking of Kings, la serie che ha commosso i lettori giapponesi, fra gli annunci più attesi e amati di Lucca Comics and Games. Lo sapevi? Io no. L'ho scoperto qua. Bene. Leggendo prima, è un web manga. Allora sai com'è andata? Data così. È un web manga. No, va bene, allora diamogli una possibilità, capiamo. Il Ranking of Kings è una classifica che misura potere e potara di tutti i numerosi re del mondo mortale. A chi sarà giudicato vincitore? Non ci leggo un cazzo, lo sai che sto diventando vecchio. Dammi un attimo, che mi devo avvicinare. A chi sarà giudicato vincitore è concesso un eccezionale premio dagli dei. Boji è un principino sordo e ingenuo, ma con un grande sogno: diventare il migliore re del mondo. Bestiale. Nessuno ritiene all'altezza delle sue aspirazioni, non mi ispira, ma proprio zero. A te? No, poi qua commuove, magari questo qui fa la fine. Vabbè. Va bene, fa la fine della tomba delle lucciole. Gigantis. Esatto. Gigantis volume 1. Un nuovo manga illustrato dai disegnatori Terraformers. Attenzione. Sono delle botte, immagino. Sono solo delle botte che volano. Gen, un liceale che vive sull'isola di Tsushima. Attenzione, di Tsushima, insieme alla madre e alla sorella malata, sta trascorrendo la mattinata come al solito, ma per colpa di uno sconosciuto essere apparso all'improvviso, la sua tranquilla esistenza cambia drasticamente. In un attimo, infatti, quella mostruosa forma di vita
che ingurgita e assimila le persone, si impadronisce dell'intera isola e del destino dei suoi abitanti. Se l'umanità non riuscirà a trovare una soluzione, al più presto potrebbe avere i giorni contati. Allora, non fosse che è una di quelle robe che rischiano di essere assolutamente infinite, però bimestrale addirittura. 6,50€ a maggio. A maggio, ovviamente. Chissà, perché poi disegnato dal tizio di... Terraform. Di Terraformers, che storia da approfondire. Sembra palesemente una di quelle letture non pesanti e soprattutto potenzialmente infinite, però già solo il fatto che sia bimestrale potrebbe essere apprezzabile, probabilmente da approfondire. Yuri is my job, e qua ci stiamo pisciando perché qua sono delle la serie Girls Love più attesa in uno speciale pack. Sì. Ragazzi, questo è imprescindibile. Yuri è imprescindibile. The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, Ultramariner Limited Edition. Io un film di animazione. Lo avrei allungato di più il titolo. Perché? Esatto. Non capisco. Il primo volume sarà disponibile anche in versione limited con un fantastico box. Bestiale, 11,50€. Ci si gasa, si a maggio. All'adattamento a manga del pluripremiato romanzo, da cui è tratto anche un film. Vabbè, qua ci sono i fumetti delle band K-pop. Va bene, si gasa. Demon Slayer, abbiamo già detto che chi si gasa qua c'è l'official fanbook. My Hero Academia, la gente si piscia Kaiju. No Hate, volume 8. Bellissimo. E qua sono 5,50€ tutti e due. Sono contento che abbiano annunciato l'anime, perché ne possono tirare fuori solo della figaggine. Ma Hero Academia, sai che non ho mai guardato un cazzo. Demon Slayer non ho mai guardato un cazzo. Eppure la gente si piscia. Mi piace. Penso che di entrambi prima o poi proverò a dare uno sguardo all'anime. E i manga sono andati così: Blue Box, A Couple of Cuckoos, Welcome to the Ballroom, The Therapy Game Restart. Stop. Qua abbiamo temp tutte le serie queer e contro queer. 5,90€, 6,50€, 5,90€. Ovviamente, logicamente, tutto a maggio. Quindi buona fortuna a chi li fa. Record of Ragnarok Limited Edition, volume 15. Qua te sei caldo come un boiler. Sì. Addirittura qua leggo che hanno fatto set di stickers, questa qui la prendo. Stai prendendo la limited da 8,90? Sì. Per forza. Vuoi mettere, raga, è imprescindibile, no? Record of Vabbè, no, io Record of Ragnarok l'ho saltato a pie pari perché mi sembra una tamarrata inutile, però Beppe si gasa. Sono legnato, un torneo si mena. È un torneo e si mena, no? Capito? Cioè, Beppe alla fine è un uomo semplice. Molto bene, The Boxer, a proposito di gente che si menano. Io vorrei tanto leggere il trafiletto, ma non ci leggo. Aspetta che devo zoomare. Allora, seguendo K, Yu entra nel prestigioso Lions Boxing Club e comincia a prepararsi seriamente per diventare un boxer professionista. Ma io in realtà... Ma cosa ho schiacciato, porca puttana? Ok. Io mi è bastato da Kijo. Vabbè, ma tu non puoi paragonare. Ma scusami, ma manco lontanamente puoi permetterti di paragonare da Kijo. Tra l'altro questo è un manua. Okay. E quindi è andata palesemente così. Sweet Tom 6 di 12, 12,90€, 13,90€ l'altro. Tutto quanto a maggio. Buona fortuna ai lettori di manua. Shaman King Flowers 4 di 6, 6,50€ a maggio. Tu lo stai facendo? No, io nemmeno alla fine l'ho saltato. No, la final dei Cavalieri, tu tanto ce l'avevi già, quindi non la stai facendo. Sì. Ok, esatto. Sono 7€ a maggio. I Cavalieri dell'Apocalisse, c'è chi si piscia, me frega una sega. Claymore, imprescindibile. Bellissimo, bello. 5,90€ per Beppe a maggio, disponibile anche su Prime Video. Ovviamente Claymore fa parte dei grandi classici. From the Red Fog e Trillion Game, ma quello lì è palesemente Johnny Depp. Com'è che funziona questa cosa? Per portare avanti il loro business nei fiori legato a un'intelligenza artificiale fasulla, Haru e Gaku. E raga, non ci leggo veramente un cazzo. Decidono di diventare degli host. Va bene, palesemente ispirato a Johnny Depp. 6,50€ e 6,90€ a maggio. Roba che non conosco. Finché morte non ci separi. E Scam Wish, anche su Prime Video, attenzione, bestiale, 6,50€, maggio e maggio. Yona la principessa scarlatta, questa qua è Malenia,
Esatto. Kamisama Kiss New Edition, 5,20€, no, mica 9 euro, ma che storia ragazzi, 9 euro. Porca puttana. A Sign of Affection, Shirayuki dai capelli rossi, 5,90€, 5,90€, logicamente tutto a maggio, io non lo so che cosa hanno, cioè probabilmente a maggio gli arriva il carico di carta sta gente. No, però è poi facile che dilazionano. Non esce un cazzo, esce una roba, poi viene riannunciata, boh, perché tantissima roba a maggio, ma troppo. Ma veramente esagerato, cazzo. Detective Conan, New Edition, volume 35, ovviamente Conan è uno dei grandi classici, 6,50 euro a maggio. To Your Eternity, Adu, Fairy Tail Collection, ecco, vabbè, Fairy Tail, c'è cioè chi si piscia, io onestamente me ne frego, nel caso, sai, stanno facendo questi cofanetti qua, che quantomeno ti contengono i numeri in maniera abbastanza ordinata. Qua è tutta roba, guarda, vi sto anche stancando a ripetere i prezzi, porca madre, sono... Sì. 5,90€ to your return, 7,52€, e va bene. Sanctuary, ultimo numero per Beppe, sono 15 bombe. 26. Finita. È finita, grazie a Dio per te. Sono 15 euro sempre a maggio di Sanctuary. L'abbiamo detto che era imprescindibile, non ne abbiamo parlato. Sanctuary ovviamente parla di Yakuza. Sì, esatto, sì. Uno dei due personaggi. E io mi ricordo che avevo letto parte di un pezzo del primo numero e ci avevo colto molta influenza cinematografica. Era un manga molto cinematografico, ci avevo colto influenza... Ci può stare. Consigliato, ci può stare. Io... l'avevo saltato per il prezzo, secondo Beppe, ma qua è imprescindibile. Il discorso, l'avevo raccontato la storia, ma mai quante prima, nel senso che è imprescindibile perché ai tempi che avevo iniziato a leggere mi avevano fatto una testa tanto, no perché raga, Sanctuary è per forza, e io ai tempi non l'avevo presa 15 anni fa, adesso stanno facendo sta ristampa, mi ricordo queste parole, poi magari... in realtà non è proprio imprescindibile, ma a me piace, comunque me lo sto leggendo, piace, è bello. No, ma è bello, piace, è bello. Io confermo che per quel poco che ho letto è bello, l'ho saltato puramente per il prezzo, perché tocca fare delle scelte prima o poi. Kenshin Perfect Edition, e Beppe qua sborra dappertutto, sono 9 euro. Ma questo me l'ha consigliato, cioè me l'ha consigliato Giavello. Lui ha detto questo è imprescindibile, là. Molto bene, quindi qua è allora, se l'ha consigliato il buon Cesco vuoi mettere Sanpei ragazzo pescatore Tribute Edition imprescindibile 12, sì. 12... io non lo faccio però okay. Sanpei per forza 12 euro a maggio. Sweet Paprika è andata così, con tanto di variant cover edition bestiale della carissima Mirkandolfo, una sorella che però io mi ero girato nel culo Mercy, che era l'opera uscita dopo Contro Natura, e me l'ero girata nel culo nel cambio di fumetteria. The Plot Holes Collector Edition volume unico, 14,90€ o 29,90€, non conosco, personalmente non anch'io, conosco anch'io. Meta Barons, Low Omnibus Cofanetto, è tutta roba che non so un cazzo, questa roba. Ah beh, roba di Jodorowsky, leggo sopra, firma una saga imprescindibile, capito? Il Metabarone, temibile mercenario, il guerriero più potente della galassia. Mi sono annoiato a leggere la prima riga. Low Omnibus Cofanetto, capolavoro di fantascienza post-apocalittica, firmato Rick Remender, Daddy Glass, Black Science, X-Force, Greg Tocchini. Vabbè, chissà, magari roba che può gasare gente. Abbiamo qua le varie raccolte della Giunti. Ah, ora qua Fiabe Collection, lo speciale anniversario del Re Leone, tanta roba. Ah, ci sono tutti, guarda, tutti gli anniversari. Tutti i classici. Ah, che storia, c'è anche la graphic novel di Luca, pensa. Carine, che non farò palesemente perché è troppa roba, però che dire. Non male, stavo cercando di guardare anche i disegni di Luca, però ragazzi di questi va bene, però va visto il cartone di Luca, va visto il cartone, assolutamente imprescindibile, va bene. Paper Manzoni, tantissima roba, va bene, sì, qua della Giunti abbiamo una carrellata di robe, Star Wars, Indiana Pips, tanta roba, Indiana Pips, caldo come un boiler, Witch 20 anni di magia. E si passa alla storina, e sono 3 euro per Beppe, sì. Per
per il numero 914 ad aprile 2023. Per gli editori minori, qua vediamo un attimo che cazzo c'è. Roba abbastanza saltabile, solo. Attenzione, sentieri tracciati, volume 2, 9,90€. Bestiale questa cosa. Pazzesca. Conosci? No, non lo conosco. Ah, me lo ricordo. Questo qua, ma questo qua è vecchio però, di Renoir. Questo qua lo presentavano ai tempi. Me lo ricordo. Sono sicuro che questo qua l'avevo visto ai tempi Fumetteria Vecchia, sai? Me lo ricordo. Sì, perché c'ho il ricordo di questo topo post-apocalittico. Chissà se qualcuno ci può dire qualcosa su questo fumetto qua, visto che visto che lo ripropongono, perché ai tempi mi ricordo che lo vedevo, sembrava bestiale e poi era andata così. Però chissà se qualcuno ci può dire qualcosa su solo Dr. Mist. Ah, qua passiamo, vabbè, Sergio Bonelli. Sergio Bonelli editore per l'anno. Attenzione! Attenzione, ho visto Attica. Allora, Dr. Mister Stella Noris, 32,29€, ma poi soprattutto Attica in cofanetto. Io Attica me l'ero girata nel culo del buon, cioè, del buon Giacomo Bevilacqua. Giacomo Bevilacqua è mio fratello. Io sono caldo come un boiler. Uno dei miei fumetti preferiti di sempre è Metamorphosis di Giacomo Bevilacqua. Okay. E pensa che l'avevo scoperto totalmente a caso, perché ero andato lì per... hai presente a Panda Piace? Lui ha fatto anche a Panda Piace. Anzi, probabilmente è diventato famoso con A Panda Piace, tra parentesi, poi spero di non bestemmiare. E vabbè, io A Panda Piace lo prendevo per cazzeggio, perché lo trovavo simpatiche le vignette, eccetera, no? Quando sono andato a Romix, al mio primo Romix, forse primo e unico, tra l'altro, ho detto primo Romix, ma probabilmente è stato anche l'unico che ho fatto, a pensarci bene. Sono andato da lui per farmi firmare, ho preso tutte delle... aiutami a dire delle stampe, no, giganti, firmate da lui, e poi lui stesso aveva l'omnibus di Metamorphosis e me l'aveva consigliato lui stesso, quindi chiacchierando con lui, con l'autore, me l'aveva consigliato, dato, schiacciato, firmato Giacomone, mio fratello, assolutamente tanta roba. E Attica toccherà prenderlo. 29,40€ per me è imprescindibile. Non leggo maggio, è chiaro, ma vaffanculo, porca della madonna, data a cagare anche in Bonelli. Va bene, Mr. Evidence volume 2, 18€. Cani sciolti, la morte della famiglia, pensa, questi titoli assolutamente poco ispirati, 22€. Tex, il passato di Carson, 26€. Qua come al solito sono storie che uno dovrebbe cercare di capire di che cazzo parlano. Addirittura una delle più belle storie amate da Tex, di Tex, il passato di cazzo. Sti cartonati, solo che sai qual è il problema? Che tanto sono a colori. 9 su 10 sono a colori. Porca madonna, ve li giraste nel culo. Tex Magia Nera contro Mephisto, sappiamo già che dove leggiamo Mephisto generalmente è roba da pisciarsi. Poi chiaro, deve piacere Tex, qua stiamo dando per scontato che piace a Tex, però logicamente Tex piace a noi, poi bisogna capire. 18€, incredibilmente a maggio, chi l'avrebbe mai detto. Dragonero Mondo Oscuro 7, sfida nella città perduta, 4,40€, le mitiche avventure di Dragonero, 7 a 4,90€. Dylan 441, La congiura dei colpevoli. Tu alla fine mi hai detto che stai andando avanti a leggere questa nuova gestione, tutto sommato c'è da pisciarsi. Sì, ti dico, ho letto il primo numero della nuova gestione ed è stato carino, mi ha divertito, mi è piaciuto il primo numero della nuova gestione, sì, promosso. Molto bene, molto bene. Vediamo come va a finire. Intanto sono 4,40€ per te. Io non ho ancora deciso. In realtà sono ancora qua fermo, che non so che cazzo devo fare con sto nuovo Dylan. Perché se li inizio a prendere da adesso, poi voglio anche quelli indietro. È un problema. E io indietro ho solo i numeri tondi e non lo so. Per ora è lì in pausa, nel limbo. Dylan Color Festa, 5,90€, sempre a maggio. Dampir 278, 4,40€. Mia sorella Giulia 296, 450, 4,50€. Si avvicina al numero 300.
che toccherà prendere, forza. Poi prima o poi, sperando di continuare a trattenermi, di non fare la pazzia di comprarla tutta in blocco, perché Giulia è recuperabilissima, a differenza di Dylan. Sa, chiaro, un po' meno facile trovarla con le pagine non smerdate, ma questo è un altro discorso. E... però si avvicina al numero 300 e quantomeno quello lo prenderò, e lo prenderò facilmente anche in doppia copia, da leggere e da imbustare. Martin Mister 399, e anche qua poi toccherà prendere il 400, 4,40€. Nathan Never 384, sempre 4,40€. Nathan Never Magazine 2023, 8,50€. Le storie Cal 127, 4,50€. Per 6,90€ invece Storie del Vest 50. Supertex 19 che io faccio sono 4,40€ per me. Zagor Classic 51 per 3,90€. E poi il classico Virtual Tour Simulacri. E i cazzi che ce ne fotte a missile. Per Bao Publishing abbiamo il Contastorie, Dax, Unboxing Pandora e Serial. Mi sono rotto il cazzo di dire i prezzi di roba di cui non ce ne frega niente. E questo esperimento è già finito. Cioè, oggi volevo dire, ma provo a dire più informazioni per ogni... Basta. Mi sono rotto i coglioni, non ne posso più. Va bene. A Omanju numero 4, Love Everlasting. Imprescindibile. A Maggio imprescindibile. Gasti 8,90€ a Maggio per Beppe, caldo come un boiler. Vai. Sì, esatto, bello, proprio bello. Le tue pietre numeri, proprio bello. Non me ne frega veramente un cazzo. Cioè, buono per te. Buono per te. L'elenco telefonico degli accolli, 20€. Riproposta di opera di del buon Zero Calcare, che oramai, dopo la serie Netflix, ha ufficialmente fatto il botto anche fuori dal numero di noi puzzoni, dalla nicchia di noi puzzoni. Non so più cosa sto dicendo, sono abbastanza stanco. Dua Powerbomb, questa è imprescindibile. Imprescindibile. Allora, questa roba qua io la sto seguendo da anni. Ma sì, cioè, ma questo non ce l'eravamo mandati, che avevamo detto, ma lo dobbiamo tenere sott'occhio. Sì, questa roba qua è Darren Warren Johnson. Darren Warren Johnson, che è un autore che ha fatto... se mi dà un attimo, vado a controllare. Vai, mi pare abbia fatto Extremity. Bestiale Extremity. Ha fatto Extremity, che è uscita anche quest'anno in edizione della Ravensburger, della Salda Press. Consiglio la lettura di Extremity. Ravensburger. Consiglio la lettura di Extremity perché è bellissimo. È un grande appassionato di wrestling. Se tu adesso lo vedi in giro, lui ha sempre il cappellino dell'AEW. Pensa al wrestling. E ha tirato fuori una storia su questa ragazza che vuole fare il wrestling, ed è bellissimo, c'è proprio un tributo al wrestling, poi è donna, ed è molto, visto delle immagini, ci sono proprio dei match della Madonna, anche qua la copertina, vedi lei che si lancia fuori dal ring. Cioè, bene, allora tocca, si prende Variant 29,90, perché me lo ricordo, questo qua ti avevo mandato l'articolo. Sì. Ci pisciamo, sono 29,90 per tutti e due, non vedo il mese di uscita però. Ma tanto sappiamo già che sarà maggio, va bene. Sex volume 2, Rogue Sun volume 1, Cataclysma, Marvel Falcon Ultimate Edition, Undiscovered Country volume 4, Wanton Soup, Godzilla 31, Bikini Armors 2D2, l'ignobile Sherman e The Walking Dead Color Edition. Di The Walking Dead vi ho già parlato, sappiamo che The Walking Dead è imprescindibile, a colori però deve piacere a me personalmente, esattamente come i Bonelli, a colori li uso per pulirmici il culo. Savage Dragon 26, Dragon Age 5, Doctor Who 16, The Art of Cuphead, vabbè, qua insomma, chi si è pisciato con il gioco e vuole anche gli artbook, esatto. Non vedo perché no. Barry Smith presenta The Freebooters, che sono quelli che fanno i video di Dario Moccia, chiaramente. Orchi e Goblin 10, Image Comics presenta Killadelphia, Urlok della Fucina. Quanta cazzo di roba c'è? Qua tutti i quindi te li buttano tutti così, sui titoli minori. Attenzione, qua ci sono io. A parte Creepy presenta Steve Ditko. Poi qua c'è il mio fumetto preferito, I Grandi Maestri 75, per i classici del nero italiano per I Grandi Maestri 75, Sadik. Il numero 2, sono 6,90€ per me, io assolutamente sono caldo come un boiler. Qua ci sono le varie raccolte, ci sono vabbè I Grandi Maestri 76, ci sono I Grandi Maestri dell'Eros, abbiamo la roba di Spirou tra l'altro,
Spirou tecnicamente, se uno trovasse un'edizione carina con delle storie belle raccolte, Spirou sarebbe da fare tecnicamente. Va bene Flesh and Bones, storietta acchiappa storie, e qua si va avanti perché si dicono solo le robe imprescindibili, non ne posso più. Genndy Hiroshima 7 di 10, che anche qua ho già detto, non mi piace l'edizione, ma Genndy Hiroshima è imprescindibile. Sì, è vero. Vediamo se c'è qualcosa interessante, se la scorrendo la becchiamo. Vabbè, è il gringo, è il gringo volume 2, 50 bombe. va bene. Extra Linus, va bene. Nato in Iran, sì, Memoria dell'isola, Vampires, potete dire mangaka. No, qua è tutta da Mister No. Aiemairo. Guarda che tu di nuovo, sì. Tu l'hai di nuovo visto e io di nuovo sto girando nel culo. Dove è finito Aiemairo? Ma Aiemairo è nella pagina, perché io sono andato giù 185, non so dove sei arrivato tu. Minchia, dai un attimo, 185. Allora, va bene. Sto scarrellando un po'. Ma sì, tanto in realtà qua. Ma sai perché stavo cercando di leggere con più attenzione? Perché poi la volta scorsa Cesco ci aveva fatto il culo, ce l'avevamo persi dei pezzi. Come al solito, che secondo lui l'anteprima la leggiamo male. Vabbè. No, e queste qua, gli editori minori, effettivamente c'è della roba interessante, solo che non è presentata come ovviamente il resto. E quindi è una carrellata di roba che fai in fretta a girarti roba nel culo. Va bene, fai così, me lo dici tu il prezzo degli Aiemairo, perché sto faticando a trovarlo, porca della puttana. Te lo dico subito, il prezzo degli Aiemairo sono 6,90. Ok, quindi sono 6,90 per tutti e due, perché Aiemairo è assolutamente imprescindibile. Qua abbiamo una carrellata di cazzatine dell'Iron Studio, robe Bandai, che dire, è finita. Siamo arrivati alla fine con solo mezz'ora di meno rispetto all'altra, alla fine, ma forse anche meno di mezz'ora di meno. E vabbè, e pensare che siamo andati tanto e più spediti. Porco, che cazzo, qua il gatto mi ha ribaltato casa, Gesù Cristo, va bene. Il segreto della marmellata, soprattutto vedo che deve essere importante il segreto della marmellata. Allora, che dire, siamo arrivati alla conclusione anche di questa anteprima, niente, allora. Cerchiamo di capire, allora. Conclusioni. Abbiamo risparmiato mezz'ora. Stavo cercando di capire, sai, l'esperimento di averla fatta così un po' più di fretta. Cerchiamo di capire se ne vale la pena. Affidiamoci anche ai feedback esterni che arriveranno. Esatto. Vediamo, fate sapere un attimino qua se questa fretta. Sicuramente mollo l'esperimento di dire i prezzi di tutte le cazzate che vedo. Perché... Ma in realtà non è tanto fretta, che tanto di certe cose ne avevamo già parlato. E per me più anteprime faremo e più delle robe che abbiamo parlato ne parleremo. Cioè, ne parleremo meno, e quindi penso si velocizzerà. Cioè, tipo, quando è arrivato il discorso tartarughe, che non era stato preso, abbiamo parlato. Delle robe che non abbiamo mai parlato, abbiamo parlato in realtà. Esatto. La testata regolare di Batman è quella, cioè nel senso. Tra l'altro, vabbè, abbiamo detto anteprima snella, ma non so dire se non ho fatto a sto giro i conti, non li ho fatto. Abbiamo detto i prezzi ad alta voce, poi i conti me li faccio dopo in post. E vabbè, vedremo come andrà a finire. Niente, ci vediamo per la. Questa è la 379, mi sono già di nuovo perso, porca puttana. Sì, la 379 mi pare, sì, 379. Ne riparliamo per la 380 al mese prossimo, chissà se riesco a far uscire qua per prima della chiusura degli ordini, sarebbe bestiale. E in realtà abbiamo finito, cioè siamo arrivati alla fine in sole 2 ore invece di 2 ore e mezza, ce l'abbiamo fatta, è andata così, ci sentiamo alla prossima, buonanotte e buona continuazione. Ciao!